Buonasera a tutti, siamo in diretta anche questa sera con Giulio Schermo. Siamo i vostri giocatori preferiti, vale a dire Daniele e Luca. Ciao! Ciao. Innanzitutto, se ci state seguendo, vi mando subito un abbraccio, visto che stasera ci sono anche i ragazzi di GDR Unplugged che Ah! giocano a Saga of the Islanders. Non siamo in competizione, sono nostri amici. Saga of the Islanders è tipo uno dei miei giochi preferiti. E quindi io stesso lo guarderò domani se ho tempo, se no appena riesco. Altre cose da dire? Bene, questa è la seconda puntata di The Last One, che è un gioco per due giocatori di Alberto Tronchi. Queste informazioni le recuperate anche nella prima puntata. Vi ricordo che questo episodio, o meglio, il podcast di questo episodio sarà disponibile su GDR Unplugged. Tra qualche giorno, di solito ci pubblicano il lunedì. Vi ricordo anche, se ci seguite, siccome oggi mi hanno chiesto due persone, no, scusate, ieri mi hanno chiesto due persone, ma come giocate stasera? No, quando GDR Unplugged pubblica i nostri eventi, non sono mai gli eventi originali, sono i podcast, per cui non fate confusione, mi raccomando. Noi attualmente giochiamo di martedì e di mercoledì. Di martedì con Luca andiamo in esplorazione, facciamo tendenzialmente giochi nuovi e per due giocatori, tendenzialmente. E di mercoledì invece attualmente stiamo facendo Trollbabe con Simone e Lidia. Lidia che tra l'altro stasera gioca a Sagas of the Islanders con i ragazzi di GDR Unplugged. Altre cose da dire, la chat è sempre attiva, quella di YouTube Live. Se avete domande, osservazioni, eccetera, scriveteli che vi leggiamo in tempo reale. Perfetto. Allora, non facciamo un riassuntone della scorsa puntata perché se ci avete seguito lo sapete già, se non ci avete seguito guardate la prima puntata, non ha senso che guardiate la seconda, giusto? Ha senso. Avevamo finito con il quarto, scusa, con il terzo pezzo di vita, il cammino prosegue, Esatto. e avevo vinto io la scelta del conflitto, così come si chiama in The Last One. Quindi Esatto. c'eravamo segnati che devo pescare una carta. Sì, Allora, ti ricordo la carta che avevi già in mano, che è ma la so questa. a memoria. Facciamola Vabbè. per i bambini che ci Sì, seguono a casa. esatto. E ricordiamo che non stiamo usando Roll20 perché abbiamo avuto dei problemi la settimana scorsa. Però prima o poi ci sbattiamo, impariamo ad usarlo. Oddio, non è che noi non volessimo usarlo, è che lui ci ha Beh, dato dei problemi. l'altra volta sì, c'era stata un'interferenza con una chiamata esterna. Boh. Con i francesi. Sì, esatto. E tra l'altro ci sentivano. Allora, questa è la prima carta, Daniele. Sì, perfetto, ce l'ho anch'io uguale. Ok. Pensa, è la stessa, pensa. Sì, ma nel senso che ho proprio lo stesso mazzo. E poi questa è la carta che stai pescando adesso. Sì, vista. Ok. Un momentino che vado a chiudere la porta, così almeno Sì, non ti faccio preoccupare. Nel frattempo io ricordo ai nostri amici e ai bambini che ci seguono da casa che il quarto pezzo di vita è quando tutto è precipitato, poteva andare peggio forse. Tu, rieccoci nel prima. Segui le regole del secondo pezzo di vita, concentrati nel raccontare come Last One ha affrontato l'inizio della fine, descrivi il momento in cui tutto è precipitato, caratterizzando l'apocalisse dal punto di vista del Last One. Dove si Ecco. trovava, con chi era, perché e soprattutto che cosa ha provato mentre tutto andava in rovina? Invece l'altro, fai le tre solite domande e metti particolare enfasi nel sottolineare tutto quello che Last One avrebbe potuto salvare. Ma nel frattempo noi abbiamo fatto delle domande a Alberto su alcuni punti Esatto. che abbiamo capito di meno, che ci sembravano più critici, eccetera. Alberto è stato gentilissimo, ci ha risposto, anzi mi scuso se l'abbiamo incalzato un po' troppo, e cercheremo di darvi, come si dice, delle delucidazioni su quelle parti del gioco. Ok? Esatto. Bene, allora, quarto pezzo di vita quando tutto è precipitato. Esatto.
Tocca a te e io devo semplicemente fare le mie tre domande. Hai già letto ovviamente che cos'è, giusto? Di cosa si tratta? Questo è ambientato nel prima. Sì. Ricordo che il prima è per l'appunto prima dell'apocalisse, meglio prima del presente, il dopo è il presente in pratica, nella terminologia di gioco. Perfetto. Cioè, in poche parole, il prima era la prima scena che abbiamo giocato. Cioè, scusa, il prima è tutto quello successo prima di allora e il dopo Esatto. tutto quello di allora, giusto? Non è il... Oh, perfetto. Sì, fondamentalmente l'inizio della storia cronologicamente è la prima scena. Ok? Tutto Oh, ciò che è benissimo. avvenuto prima viene nominato prima, tutto ciò che viene dopo viene nominato dopo. Ma ti faccio una domanda, visto che sei tu l'esperto di questo gioco. Cioè, se noi giochiamo la prima scena, dopo 3 secondi che è iniziata, è prima o è dopo? Dopo 3 secondi che è iniziata la prima scena, è dopo. Ok, non era una domanda seria. L'avevo capito. Allora, Mi ha ricordato molto Balle Spaziali, va bene. Lasciamo perdere. sai che mi ricordo, cioè l'ho visto tipo 20 anni fa. Fa niente, fa niente. E... Ora, qui sì. Tu, l'altra volta io ho cominciato a dire cosa avevi fatto quando è successo il fattaccio. E mi sono fermato però perché ho detto effettivamente c'è una scena apposta. Quindi, Quindi fondamentalmente, come sapete come al mio benissimo, su... solito. No, no, allora, come al nostro solito, noi prenarriamo, ce ne accorgiamo, tipo... Ah, ma Dopo. questa parte c'è tipo una regola prevista dopo. Infatti, e mi sono bloccato. Non tenete presente quello che ho detto. Cioè. Sì, Tra l'altro, no, tranquillo. chiedo scusa per la fine dell'hangout l'altra volta, ma mi è crollata proprio la linea telefonica. Vabbè. Allora siamo riusciti. Tra l'altro ho riascoltato l'ultima parte per vedere se ti si sentiva dal telefono e si sentiva, almeno da YouTube si sentiva, per cui scusateci, ma come avete visto abbiamo preso per i capelli Luca. Allora, volevo dire una cosa se seria su questa parte. Luca si è accorto che stava dicendo troppo all'inizio della scorsa sessione. Tuttavia, adesso non mi ricordo a memoria, ma mi pare che le cose che avesse detto erano abbastanza generali. Dopo Per si è cui. lasciato perdere, ho detto solo cose generali. Cioè, non ho detto niente che riguardasse te. Quindi tutto ciò che Esatto. riguarda te, vai. Ok, allora fondamentalmente era iniziata come una giornata come tutte le altre: la sveglia presto, il lavoro d'ufficio alla centrale dei pompieri. Sembrava tutto normale. Poi a un certo punto sono esplose queste chiamate, ci chiamavano in continuazione da tutte le parti della città, anche gli altri distretti ci chiedevano uomini, ma noi eravamo nella stessa condizione. E ho perso di vista Ellen quasi subito. Sto dicendo bene i nomi? Sto controllando, Sì. guarda, aspetta. Guarda, perfetto. Ho perso di vista Ellen Sì, quasi ok. subito Tu eri al lavoro, vero? perché sì, ero al lavoro. Scusa, questa non era una delle tre domande. No, no, l'ho capito. Scusa, non ero stato abbastanza esplicito nel dirlo. Sì, ero al lavoro. Ah, vi ricordo che lavoro in ufficio alla centrale di polizia perché sono stato dichiarato inidoneo per il lavoro all'azione perché sono un po' così, insomma. Pompiere, pompiere. Cosa ho detto, polizia? Scusate, pompiere. E fondamentalmente a un certo punto, appena hanno cominciato ad arrivare, insomma, la TV accesa, il telegiornale, la radio, si sentivano cose. Ho chiamato Elle, ma non mi rispondeva. Ho chiamato mia madre, ma non mi rispondeva. E non solo, il nostro telefono continuava a suonare. Poi a un certo punto. Quando dalla finestra hanno cominciato a vedersi quei nuguli, quegli sciami, sono rimasto letteralmente pietrificato. Perché Per... Sì, vai. quando sono arrivate le chiamate, hai attaccato ad alcune chiamate che sembrano ad alcune persone che sembravano disperate. Ok, sì, no, lasciamo così. Dico, quando sono arrivate le chiamate, perché
hai lasciato cadere chiamate di persone che sembravano disperate e non hai detto niente ai tuoi colleghi. È stato un errore, l'ho capito soltanto dopo. Il fatto è che era giovedì mattina, poco prima delle 8, e di solito di giovedì mattina, poco prima delle 8, ricevevo sempre quel genere di chiamate da un gruppo di studenti che ci aveva preso gusto. E allora avevo pensato che fosse una delle solite loro scenate e avevo attaccato senza dire nulla a nessuno, come facevo sempre. Solo dopo ho capito che probabilmente non erano quegli studenti. Vai, vai. Sembravano troppo realistici e quello che dicevano, sai, quando non ci fai caso, poi dopo con la mente ci ritorni e ti ricordi le parole esatte e capisci, cioè c'è qualcosa dentro di te che ti dice che non era così. Ecco perché. Vai, continua. Sì. Stai dicendo? Sì, stavo dicendo che sono rimasto pietrificato per diversi istanti che non saprei quantificare. Erano lunghissimi. A un certo punto il capitano è arrivato e mi ha urlato in faccia. Mi ha detto di svegliarmi, solo allora mi sono ripreso e mi sono accorto che il telefono aveva continuato a squillare, che era un casino all'interno della centrale che stavano tirando giù le persiane. Ok, allora io ti dico, quando il capitano ha cominciato a rastrellare, diciamo così, uomini all'interno del dipartimento perché non ne aveva abbastanza per far fronte a tutte le esigenze, e quando tu sei stato uno di quelli chiamati al capitano per uscire fuori sul mezzo per aiutare la gente concretamente, perché ti sei rifiutato? Lì di primo acchito non avevo letto niente, mi sentivo in dovere di fare qualcosa anche se ero stato dichiarato inidoneo, ma appena ho cominciato a vedere che cosa stava succedendo veramente, quegli sciami, quelle creature, ho letteralmente avuto un attacco di panico e ho fatto presente al capitano che non potevo essere impiegato in azione essendo stato dichiarato inidoneo. Allora ti faccio l'ultima domanda, Ok. cerco di formulartela bene, perché sennò sempre perché. Ma va bene anche perché. No, 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 assolutamente va bene anche perché, però volevo formularla in maniera differente. Quando te ne sei andato dalla centrale dei vigili del fuoco, e probabilmente non a, no, non a fine turno, ma quando te ne sei andato a forza dalla centrale dei vigili del fuoco, hai più pensato alle persone che avrebbero potuto essere salvate se fossi rimasto lì? E ne hai parlato? Scusa, è una doppia domanda, quindi perdonami, se non va bene te ne faccio una sola. Dimmi tu. No, Sì, aspetta, dimmi se, perché io ti dico, la domanda completa sarebbe, hai più pensato alle persone che sono morte perché per il tuo mancato intervento, diciamo così, mancato intervento nel senso avresti voluto dare una mano, e ne hai parlato a Ellen dicendo cosa avevi lasciato dietro di te? Questa è la domanda completa. Ok, allora è andata così. Quando sono rimasto dentro, sono rimasto a lungo seduto su una sedia con le mani a tenermi le tempie.
Dopodiché, a un certo punto, quasi con uno scatto, mi sono alzato, ho ripreso gli elenchi digitali delle chiamate e ho richiamato quei numeri, avendo realizzato la cosa, ma la linea era disconnessa. Con Helen ne ho parlato appena siamo riusciti, probabilmente quando avevamo trovato rifugio, insomma, poco prima che giocassimo la prima scena noi. Sì. Abbiamo trovato rifugio, siamo riusciti a tirare un attimo di fiato. Io probabilmente sono scoppiato a piangere e tra le varie cose che le ho detto anche questa. Direi anche una di più, visto che mi abbiamo visto nelle ultime scene, cioè nel dopo e nella prima Ok. Sì. scena, di fatto andare in mezzo agli insetti. In parte, credo che una delle ragioni per cui, nonostante abbia un terrore razionale, ma mi ci butti comunque, è perché ripenso a quella situazione. Ha Cioè, non aver senso. fatto nulla. E forse quella è l'unica cosa che mi dà la forza di fare questi scatti. Tra l'altro, se vi ricordate com'è andata la scorsa sessione, o se. Prima di lanciarmi tiravo sempre un respiro, quasi come se pensassi a qualcosa. Adesso sappiamo che cosa pensavo. Perfetto. Abbiamo fatto le tre domande. Sì, esatto. Perfetto. Possiamo chiudere la scena. Sì? Siamo al quinto pezzo di vita. Ancora in viaggio. Allora, quinto pezzo di vita, ancora in viaggio. Vediamo se c'è una guida. Seguite le regole del primo pezzo di vita, ma usa gli eventi già giocati per dare un senso di continuità e possibilmente ricordi del prima per inserire nuovi particolari che mettono la storia in difficoltà. Inoltre ricorda che il luogo sicuro si avvicina e enfatizza questo evento con indizi e segnali che lo riguardano. Questa poi me la devo ricordare quando, dopo su alcune considerazioni, perché io pensavo che non ci fossero queste guide, invece evidentemente ci sono. Vabbè, comunque. Tre tracce. Quindi ho pescato queste tre tracce che voi non Ah, vedete. che neanche io vedo, volevo solo dire che una delle cose che abbiamo chiesto ad Alberto, insomma, come regolarsi con le domande, lui ha detto di fare queste domande provocatorie, tendenziose. Io ho detto, ma fondamentalmente l'altro quando fa queste domande, cioè può dire cosa fa, dice, pensa, implicare fatti passati. Che vanno anche gravemente, cioè gravemente, importantemente sopra il protagonismo di tu. Questa cosa può essere problematica. E Alberto mi ha detto: se dovesse essere problematica, parlatene e cambiate la domanda. Cioè, sì, devono essere domande provocatorie, ma non devi Sì, cioè fare. in poche parole, quando l'altro fa queste domande, dovrebbe cercare di genuinamente introdurre dei dilemmi, delle cose, dei dubbi. Qualcosa che considera interessante. Ok. Se Ok, allora. vi ricordate, una delle cose che ci eravamo chiesti durante il secondo pezzo di vita era che tipo di domande si possono fare, quanto si può usare, quanto si può dire. Abbiamo ricevuto una risposta da Alberto su questo. Esatto. Allora, io ho le mie tre tracce. Ok? Perfetto. Ti faccio una domanda, non mi ricordo, vanno usate tutte oppure sono soltanto degli spunti? Sono degli spunti, puoi usarle tutte, come puoi non usarne nessuna. Ok, per cui Una non è cosa, obbligatorio usarle tutte. no, però mi piace Ok. usarle tutte. Sì? Una cosa che abbiamo dimenticato e sbagliato la volta precedente è che chi ha perso più scelte nel pezzo di vita precedente può pescare 9 carte e decidere quale 7 tenere. Ehi, aspetta. Capito? Sì, hai ragione, forse, ma è impossibile, l'avevamo anche letta, come abbiamo fatto a dimenticarci? Non l'abbiamo fatto. In realtà ne tieni comunque 7, ok? Sì, Però ne scegli 7, ma per sei sicuro? esempio. Mi pareva di sì.
Io non mi ricordo di averne prese 9, quindi Ok, perfetto, allora. ma è stato un errore mio perché ero io l'interessato, Ah, ovviamente. ok, no, perché l'avevamo letta e ero convinto che l'avessimo rispettata. Sì, no, sono io che pesco le carte, quindi ho sbagliato io. Ok, Cioè, non, anzi, peggio per me, ovviamente. va bene. Allora, dunque, quindi andiamo a pescare le carte, no? Giusto? Certo. Vediamo subito le carte? Non mi ricordo, vediamo subito, perché rimane rimasto. No, no, cosa stai facendo? Quando si va alla scelta si pescano le Alla carte. prima scelta, è vero, è vero, è vero. Quando uno si fa la scelta, ognuno mette le scarte 7 carte a testa, bla 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 bla, ripasso, scusate, ma ok, sì, perfetto. Molto semplice. Allora, sì. Dunque, siete venuti via da casa di Carl da ormai un paio di giorni. Dimmi, dimmi. Il giocatore che ha perso più scelte nel pezzo di vita, cioè in poche parole, il giocatore che ha perso il pezzo di vita precedente. Ovvio, sì, certo. Ok, quindi in questo caso sei tu. Sì, sono sempre io, hai vinto sempre Oh, sti cazzi, cioè almeno gnè gnè gnè. tu. Almeno gnè, certo, è ovvio. Allora, sì, ma comporta poco, perché intanto quello che conta è la fine. No, comunque il vito serve per cercare di tenere le cose abbastanza equilibrate, cioè se uno sta andando bene, l'altro ha più probabilità di avere carte buone. Certo. Allora, dicevo, sono un paio di giorni che siete andati via da casa di Carlo. Fammi rivedere qual è il vostro luogo sicuro, scusami. Perché Avanti. questa comunità di cui si favoleggia, ma che nessuno ha mai visto, è segnata sulla cartina. Mi sono un po' ispirato per crearla, ve lo dico così capite come ragiono. Non so se avete visto Io sono Vendetta, il film che è molto più bello del libro, come tutti quelli che hanno letto il libro sapranno. Io sono leggenda, magari. Cosa ho detto? Io sono vendetta, ma non fa niente. Scusa, io, mamma mia, stasera non riesco. Io sono leggenda di Paul Madson, Sì. che non so come si pronuncia il cognome, però non importa. Lì c'era questa comunità alla fine. Dove vanno? Ho spoilerato il film, visto che è il 2007 va arrangiate. Leggete il libro. Leggete il libro, che tra l'altro è molto diverso. E Come poi sei? mi sono Come ispirato. sei diplomatico? Abbastanza. No, scherzi a parte, mi sono ispirato anche alla leggenda americana della colonia perduta. Ok. Va bene. Allora, no, va bene. Dicevo, sono forse un paio di giorni che state viaggiando. Avete probabilmente cambiato macchina, magari, o avete saccheggiato i serbatoi di altre macchine, insomma. O avete Guidi. preso una macchina a pedali? Secondo me Questo. avete preso altre macchine. Sì, Comunque, poi scherzo. me lo direi tu. State viaggiando quasi ininterrottamente. Vi date il cambio e fammi vedere un po' le cose. Ok. E sono 2 giorni che viaggiate, quindi non credo abbiate dormito se non qualche ora di notte, giusto per riposarvi. E quando arrivate ad una quando vedete poco distante a voi, quindi arrivate, cioè la scena comincia dopo voi arrivate, in una sorta di fattoria. Le cui finestre sono sbarrate da assi, quindi sembrerebbe un luogo buono dove riposarsi po' più di qualche ora, forse. Ok. Ok. Mi fermerei qui. No, quando vi fermate, Helen si mette il cappuccio in testa e corre. Esce dalla macchina e corre verso l'ingresso della fattoria. Ok, io mi riparo con il mio giubbotto e la seguo
il prima che posso. Sotto sotto i tuoi piedi le carcasse degli insetti scricchiolano, e non solo le carcasse, anche i corpi degli insetti, cioè Sembra di di camminare quelli vivi. sui biscotti. Sì, questa citazione, di che cos'era, porca miseria? il tempio maledetto di Indiana Jones. Esatto, No, sì, bravo. il tempio maledetto, il secondo. Sì. E The Temple of Doom è il secondo, sì. Sì. Cioè, Indiana che Jones. come sapete è molto più bello del primo e del terzo. No, scherzo. Sto dicendo tutte le cose al contrario stasera. Ma in realtà mi piace tantissimo, però vabbè. Allora, generalmente è considerato il più brutto dei tre. Però ovviamente poi dopo hanno fatto il quarto, per cui... Abbassa lo Sì, standard. esatto. Allora, dicevo, vedete se qualcuno intanto ha scritto niente, ovviamente, ok. Allora, non abbiamo spettatori, purtroppo, perché so che voi state guardando Sagas of the Islanders, maledetti. Vabbè, perché non siamo in competizione. No, non siamo in competizione, però io ve lo dico, cioè se stasera non giocavo con Luca ero anch'io a guardare Sagas. Anche io, no, non è vero. Io sì, invece. No, me li vedrò con calma. Sì, Allora, sì. dicevo, ancora il vento porta verso di te come pioggia gli sciami di insetti che sferzano i vostri giacconi. La macchina, senti il ticchettio degli insetti che cadono sulla macchina, quasi Ma non siamo gridando. già fuori dalla macchina, scusa. Ah, Sì, lo sentite dietro di voi, senti. Ok? ok. Arrivi davanti all'ingresso dove Elena sta cercando di aprire la porta. Io mi faccio vicino a lei silenziosa e praticamente cerco di dare queste spallate per aprirla. Oddio, perché dare le spallate? È stupido, è da film americano. No, cerco di guardare se la maniglia si apre facendo forza in due, magari era incastrata. Ok. Sì, assolutamente, certo, si apre. Visto. La spallata è molto simpatica, Ma sì, molto. dai, perché non ha senso? Cioè, sono arrivato lì, non ho neanche visto se si apre, perché devo dare la spallata. Ok. Perché sì, perché fa figo, insomma. Ma no, non fa figo, se ti entrano gli insetti in casa sei solo stupido. Ma no, perché poi spacchi la porta, tra l'altro. Comunque, Ok. fate forza per un po'. E quando da dentro la porta viene aperta e un uomo vi dice di entrare in casa. Mi riprendo dal fiatone prima che posso. Cioè, No, sì. Cerco di riprendermi dal fiatone mentre osservo la situazione. L'uomo si gira e da prima non lo riconosci, il viso abbastanza danneggiato, punture o simili, qualche cicatrice, qualche ferita aperta. Poi riconosci uno dei tuoi colleghi, uno dei tuoi colleghi pompieri, probabilmente uno di quelli che era in ufficio con te e che è andato a fare l'operativo, insomma. Perché sono tutti pompieri in sta storia? No, tranquillo. Altrimenti la scena non avrebbe senso. Noi ci No, focalizziamo proprio. tranquillo, era solo che per il momento, a parte mia madre, abbiamo visto tutti i pompieri. A parte tua madre, non hai visto nessun altro. Perché Carl, non l'abbiamo mai detto, ma io ho sempre pensato che fosse anche lui un pompiere. Beh, non l'ha detto, infatti io non lo pensavo come Ok, pompiere. perfetto, non l'abbiamo detto, quindi non era importante. No, per me invece faceva tutt'altro, ma non l'abbiamo detto. Si gira e si chiama, diciamo che è, vediamo un po', Logan. Logan come Wolverine. Sì, è il primo nome che mi è capitato, guarda. No, perfetto. Lo scrivi tu sul documento? Scrivo io, va. Ok. Ok, vi ricordo ai bambini da casa che abbiamo nella descrizione dell'evento il link al documento. In mancanza di Roll 20. Logan, collega di... Mi scuso tra l'altro con gli spettatori perché prima ho bruciato un congiuntivo, quindi le vostre orecchie avranno sanguinato. Quando?
Quando ho detto se stasera non giocavo con Luca, avrei dovuto dire se Non stasera avessi non giocato. avessi giocato con Luca. Vabbè, capita, dai. Ok. Purtroppo, capita. Allora, dicevo, sulle prime, quando si gira, sembra non riconoscerti. Guarda la vostra direzione e dice, avete un bel coraggio ad andare in giro. Io, riprendendomi dal fiatone, alzo la mano e dico: piacere Marcel, probabilmente non l'ho riconosciuto perché con la faccia messa così. No, ci avrà, immagina un tutone addosso. Sì. Marcel, certo. Dice, non sembra pensare a te, al tuo... cioè, non sembra averti riconosciuto neanche lui, praticamente. Io sono Logan. E che lei Immagino che si presenti. è? Elena, sì, certo, ovviamente. Come ho detto, dovete essere due svitati per stare qui. Io mi avvicino ad Ellen, le prendo tipo il braccio, la spalla, e dico: come stai, tesoro? E faccio per guardare tipo le sue punture. Sì, sembrano non essere peggiorate, tutte tranne un paio forse che sono un po' più nere intorno. La guardo Dice. negli occhi e chiaramente ho lo sguardo rabbuiato perché è morta mia madre e per quello che è successo con Carla. La situazione è andata a puttane. Dice non posso aiutarvi tanto, c'è già la mia moglie di là che è più o meno come lei, è stata punta qualche giorno fa, è venuta qui per aiutare mio padre e purtroppo è stata punta ed è sul letto insieme a lui, quindi non so se è abbastanza medicinale per voi. Mi giro e il mio sguardo si fa molto più serio. Da quanti giorni è che sono stati punti? 3 giorni, 4 giorni. Tiro quasi un sospiro di sollievo e dico: ho scoperto mio malgrado che faccio una faccia disgustata come se lo stessi visualizzando. Depongono le uova al loro interno e poi esplodono e le spargono in giro per tutta la casa. Pensare che mia moglie ha chiamato pure in centrale dove stavo io. Ma si vede che chi ha risposto non le ha dato peso. No, Ha non detto sono di... stato io. Dimmi. Non sono stato io. Era un altro, ma... Non ha detto niente, No, tranquillo. ovviamente. Mia moglie ha chiamato in centrale da noi. Voleva chiedere di me, ma... Non so chi le abbia risposto. Uno che era vicino a me al centralino. Ma evidentemente non le ha risposto, dice che l'hanno attaccato al telefono in faccia. Io mi giro verso Ellen e la guardo con sguardo serissimo. Sì. Ellen ti fa, ti guarda, non capisce cosa stai dicendo, cioè non capisce cosa le vuoi dire probabilmente. Le hai raccontato questo episodio? Sì, ti ho detto Ah, prima quando ho ok, rispostato male. sì, è vero, è vero, è vero. Sulle prime non capisce cosa le stai dicendo e dice, beh, ma sarà stato un caso probabilmente nella concitazione, ma che le hanno attaccato il telefono in faccia, capite? Il telefono in faccia, sbatte un pugno sul tavolo. Io penso un attimo tra me e me che la situazione è già abbastanza incasinata e che non voglio essere sincero in questa circostanza perché a mio avviso non porterebbe nessun giovamento. Sì. Dico, ma quindi tu lavori alla centrale? Alla centrale dei Vigili del Fuoco. Solo che nel momento in cui lei ha chiamato, non sono neanche un operativo, ma quando ha chiamato ero a dar manforte agli altri, non bastavano mai. Solo un paio di vigliacchi se ne sono andati.
Io dico, anche io e mia moglie lavoriamo alla centrale. Io sono Marcel Palagnoc. Lui si avvicina e poggia la mano sulla porta d'ingresso, come probabilmente non vi siete spostati granché. Tira fuori una motosega, no? No, no, Marcel. Marcel Palagnoc. Stiamo parlando del 17°, il distretto dei pompieri. Oddio, Sì. tra l'altro non so neanche se hanno distretti, mica è Ma polizia, che però te chi frega, sì. se ne frega, tipo la 17ª divisione, toh. Sì, ma fa niente. Ma quindi tu saresti al centralino? Io annuisco e dico, sì, sono uno dei centralinisti. E dov'eri quando sono cominciato ad arrivare le chiamate di emergenza? Non mi ricordo di averti visto sui camion. Ero in centrale. E non sei riuscito a dare una mano agli altri? Lo guardo e dico, Lui ti prende loro. per il bavero e ti fa: non sei riuscito a dare una mano agli altri? Bastardo? Sei uno di quelli che ha attaccato il telefono in faccia a mia moglie, vero? Ti prende e ti butta per terra, facendoti sfasciare un tavolino con la schiena. Ok, vado alla scelta. Sì, ok. Peschiamo le carte. 7 per te, vado. State pronti. Questi metodi da seconda guerra mondiale. 2. un attimo che le devo pescare. Ok, vai. La prima l'ho presa. Ok, seconda. La seconda non la trovo ancora. Sì, però ho capito qual è. Trovata. Terza. Ok. Quarta. Sto cercando la quarta. Trovata. Quinta. Ah. Provata. Sesta. Trovata. Settima. Non ci sono Sì, abbastanza intanto io lo carte. cerco. Non ci sono abbastanza carte, però. 2, 3, 4. Ce ne sono rimaste 4. Devi rimischiare gli scarti, ti ricordo, ma sei sicuro? Ce n'erano di più. Queste le ho tenute separate apposta, guarda. Mi fai vedere l'ultima carta che ho pescato perché mi sa che l'ho memorizzata male. Questa? Ok, no, l'ho memorizzata bene. Perfetto. Guarda, basta andare a vedere le carte qui, forse ho contato male, allora sono 1, 2, 3, Allora, io la volta scorsa ho scartato le stesse 4, carte che hai 5, scartato tu. 6 e 7, 8, 9, più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, eh sì, tornano i conti. Ok, allora le ho contate male io. Perché considera che abbiamo fatto, sono 3, 6, 9 carte per Ah, solo. cazzo, gli spunti, hai ragione, io non pesco gli spunti. Hai Esatto. ragione tu. Allora io rimescolo tutto, anche gli spunti che ho comprato adesso, sì, ho comprato, che ho Sì. pescato adesso, li Sì, rimescolo. rimischia tutto. Però le prime 4 carte che ho preso me le tengo, Sì, ovviamente. devo pescare altre 5. Perché ne peschi 5, maledetto? Perché poi ne si è deciso 7 in totale. No! Eh sì, questa è una regola che mi sono inventato sul momento e che ovviamente mi porterà ad essere in grande vantaggio. Allora, eccomi. Ah, cavolo, ma io potrei guardare le carte nel frattempo e decidere la strategia. Io pesco le altre 1, 2, 3, 4, 5. Ok, adesso io ho le mie 5 e 9 carte in mano. Ricordo per tutti quanti che l'asso vale 1, Dove sono ma queste regole che non le trovo?
Pagina 8. Ah, sì, hai ragione. L'asso vale 1. Se tu perdi, io ottengo immediatamente una carta in riserva. Indipendentemente da chi ha giocato uno più assi, basta che qualcuno giochi l'asso. Il jack prende il valore della carta più bassa scoperta, ma se perdi ritorna in mano. La donna vale 5 a metà di 1 il valore delle altre carte. Il re vale 10, ma fa pescare una carta all'altro giocatore. Quindi io direi che mi tengo questa. Questa sicuramente. Poi mi tengo questa. Tre, quattro, cinque. Questa e questa. Ok, e queste le metto tra gli scarti. Ok, io ho le mie sette carte. Allora, dicevo, ti prende e ti butta sul tavolino, facendolo spaccare con la schiena. Questa è la mia dichiarazione. Dimmi. O meglio, dimmi, gioca le tue carte, no? Giusto? Una o due carte. Cazzo, scusa, eh. Prego. Una o due carte, ti ricordo. Sì, Aspetta, io gioco le mie. ne gioco una. Io ne gioco due. Ok. Andiamo? Vai. Qualcosa hai tu? E io ho un misero 3. Perfetto, io ho una donna e un asso. Cioè hai fatto un 7? 5, 6, 7, sì, esatto. E oltretutto mi prendo una carta che mi va in riserva. Ok, Maledetto. quindi prendo una carta che mi va in riserva. Ok, adesso, se non ricordo male, guardiamo perché. Ha vinto l'altro, cioè Oddio, io. possiamo giocare, cioè nel senso io potrei giocare una carta tale che tu, cioè potrei dire gioco una carta. Puoi giocare un'altra carta, sì, se vuoi. Io ho dato per scontato che non lo facessi. Sì, non lo faccio. Sono E tu vai qua. soddisfatto. È mia? Perfetto. Sì. Allora, visto che ho vinto io, tu racconti come la situazione precipiti nonostante gli sforzi del Last One, poi il gioco riprende come di consueto. Ok, qui entrano bene quali erano i nostri dubbi e quali invece sono le consegne che ci ha dato Alberto. Uno dei nostri Esatto. dubbi, insomma, è che ci fosse un po' poco contesto attorno alla scelta, al conflitto, e che non fosse chiarissimo quando andarci. Una delle domande era, ma di fatto io chiamo conflitto appena c'è una dichiarazione che non mi va bene? O devo praticamente chiamarlo a prima, cioè quando si sta andando verso una dichiarazione che non mi va bene. Alberto ha detto di chiamarlo, cioè quando c'è qualcosa che ti fa dire no. Esatto. Poi l'altra cosa era, ma come ci regoliamo per la narrazione? Cioè, a volte diciamo quello che fa, che fanno gli altri personaggi, eccetera. Cioè, fondamentalmente Alberto ci ha fatto capire che la narrazione deve essere dritta al punto, cioè deve essere breve, non uno sbrodolone, e dire soltanto quali sono le conseguenze della cosa che stava andando male di per lì. Esatto. Quindi In questo diciamo che il caso, rischio vai. di pestarsi i piedi è minimizzato. L'altra cosa era, di fatto non c'è una posta, nessuno sa qual è l'obiettivo del protagonista, Certo. cioè del last one, che sarei io. Esatto. Come si fa a narrare bene il successo? Perché il fallimento lo devo narrare io, e quindi fondamentalmente, cioè, dovrebbe essere chiaro che cosa vuole fare Last One in questo caso. Esatto, In certo. questo caso abbiamo, cioè, ho perso, ma il mio obiettivo era quello di calmarlo in qualche modo. Guarda, narri tu. Esatto. Quindi devi dire, nonostante i tuoi sforzi, le cose vanno a schifio. Praticamente io
mi risollevo dal mobile rotto. Hai detto che si era rotto? Sì, il tavolo Ok, si è rotto. perfetto. Sì, tipo ci sono andato a finire sopra e si è sfondato. Le gambe non hanno retto. Non è che si è bucato No, no, io me lo il... immagino proprio questo spaccato, però fai tu, niente, narri tu. Sì. E, praticamente io, dolorante, cerco di rimettermi in piedi tenendomi la schiena che fa male e dico, Logan, fermati, fammi parlare, fammi spiegare. Praticamente lui mi arriva addosso, mi prende e mi sbatte contro il muro, mi solleva per il collo e mi tira su. Continuano a inveirmi contro. Ok, dimmi quando ti fermi e poi possiamo continuare a giocare. Mi fermo qui, dai. Ok, allora Ellen cerca di calmare Logan, il quale però gli dà uno schiaffone buttandolo a terra. Lascia anche te, non è così forte da tenerti sospeso in aria, ovviamente. Lascia anche te e dice. Si dirige verso la porta mettendo un catenaccio alla porta stessa che ferma poi con un lucchetto. Aspetta, Mas, aspetta, Fino. Mi dimmi. sa che vado alla scelta. Vai tranquillo, come Vado con alla la scelta gatta. perché non voglio che ci lucchetti dentro, ovviamente. Va bene. Ok. Allora, io vado con due carte. Vai con due carte. E vado con due carte anch'io. Vai, io ho 16. Buonanotte, io ho 10. Puoi mettere una terza carta. Allora, fammici ragionare. La metto. Vai, Tu non ce la aspetta, metti? fammi vedere, ma sai che c'è? Ok, la metto pure io, vediamo se basta. Io ho un 20. Mi sa che vinci tu, fammi vedere. Ah no, cazzo. Perché ho giocato un 8, ero a 16. A No, ero a 10? 10, vado a 18, no, vinci tu. Ok, quindi tocca di nuovo a te narrare cosa succede, come nonostante gli sforzi del Last One, la situazione precipiti. Ok, praticamente io c'ero caduto per terra, la gola in fiamme perché mi aveva schiacciato la trachea. Comincio a respirare a gattoni praticamente. Mi stavo avvicinando a Ellen con le lacrime agli occhi perché mi mancava il respiro. Quando a un certo punto sento il catenaccio e lì diciamo che la mia mente non reagisce più di tanto. Appena però mi accorgo che sta mettendo qualcosa al catenaccio, magari lo spiraglio della porta mi fa capire che, cioè, intuisco che è un lucchetto e dico. No, cazzo! Cioè, vorrei urlarlo, ma non ho voce. E praticamente mi getto contro la porta per tentare di sfondarla. Ma praticamente, anzi, mi piace di più così la scena, che ci sbatto contro, la porta si apre verso l'esterno, no? Sì. Quindi praticamente c'è uno scatto indietro di una cinquantina di centimetri. Ma a quel punto praticamente Logan
mi prende e mi dice: cosa vuoi fare? E tipo mi lancia un'offesa che adesso figlio di puttana, tipo. Ok, cosa vuoi fare figlio di puttana, certo. Esatto, mi prende per il braccio, mi tira un cazzotto in faccia che mi rispedisce dentro perché mi butta in giù di qualche metro, cioè di un paio di metri, e poi chiude subito la porta dietro di me. Io tento di rialzarmi, ma oramai sento che il gioco del lucchetto è già stato fatto. Sputo per terra del sangue che mi sta colorando di rosso i denti. Dopo direi che Logan prende te e Ellen e mi dice: mio fratello tornerà tra poco e questi pochi insetti che hai fatto entrare non basteranno. Fortunatamente Non ho non basteranno. capito, non ci ha chiusi in una stanza lui? Beh, chiuso dentro, ha chiuso la Ah, casa avevo in capito che modo ci chiudeva in una stanza. Oh, bene, mi chiudi nella stanza? Sì, Ah, esatto. okay. No, Allora, ok. ok, per. Ok, fermo, fermo. Allora mi sono espresso male io. Va bene? Mi piace di più. Ah no, Mi io avevo capito così da come l'avevi descritta, per quello che ho detto, no cazzo, non mi faccio chiudere una stanza. No, va bene. Intanto era quello che volevo fare adesso, quindi va Ah, bene. perfetto, quindi. Allora, vi girate e vedete i corpi della moglie e del padre, una donna e un uomo di mezza età sul letto, coperti, febbricitanti. Non sono gonfi come la figlia di Carla. Ti dice: adesso starete lì. Se è quello che hai detto è vero, gli insetti avranno di che cibarsi. Mio fratello tornerà tra poco. Quando verrà, decideremo come farti pagare il fatto di averci fatto perdere nostro padre. E poi sbatte la mano sulla porta. Io scuoto la testa e tipo si vede che avevo delle lacrime che mi rigavano la faccia portando giù lo sporco, per cui la classica Riga. scena, esatto, la classica riga. Mi giro verso Ellen e dico: oddio Ellen, faccio solo casini, mi dispiace tantissimo di averti fatto finire in questa situazione. Elena è abbastanza, probabilmente è nervosa, isterica più che nervosa, e ti fa: adesso ti dispiace, vero? Adesso ti dispiace, potevi pensarci prima. Potrei esserci io lì sopra. Poi Non dico si mette sì. seduta a terra e comincia a piangere. Allora, di solito lei è quella forte, per cui io rimango scosso da questa cosa e praticamente silenzioso mi avvicino a lei, le prendo la testa, la avvicino a me, praticamente come si dice, la coccolo. Quando ti avvicini a lei, noti un preoccupante movimento vicino al letto, sotto le coperte, più o meno le parti dei piedi del papà di Logan. Noti un movimento come se le lenzuola sussultassero. È un pisello? No, scherzo. No, è sotto alla base di dove stanno i piedi. Ah, ok. Faccio uno sguardo allarmato. E praticamente con una mano con la quale prima stavo accarezzando i capelli di Ellen, la allungo in maniera no, aspetta un secondo, è troppo stupido.
Dico, Ellen, Perciò è spostati un quello che attimo. fanno tutti i personaggi dei film, Esatto, capito? vorrei evitare di andare sullo stereotipo, invece vorrei giocare una persona che non è stupida, ma gli succedono cose pericolose. Vai. Dico, Ellen, spostati un attimo, e tipo faccio per allontanarla mentre cerco tipo un bastone, un qualcosa per spostare il lenzuolo. Sì, prendi un bastone appoggiato lì, qualcosa, Una scopa, un pezzo di stecca di quelle che stanno al muro, se la stacchi e lo fai, insomma, non è il ci problema. sono le stecche. Ah, sì, figo. Stacco una stecca nel muro. Sai quelle che reggono, i muri quelli fatti di legno, immagino, no? Sì, ho Credo sì. capito. Sono le listarelle. Una di quelle lì. Tanto dietro le listarelle ci sono sempre, c'è sempre pieno di insetti di solito, per cui. Sì, infatti, vabbè. Ne stacchi una e sposti la coperta. Quando ti avvicini alla coperta, le due o tre mosche, ma mosche, i due o tre insetti che volteggiano la stanza aumentano, ce ne sono, ne spuntano altri 3-4. Sono delle mosche Lovecraftiane. Ma più che tu diresti mosche, probabilmente sono altro tipo di insetti, non lo sai, Sì. mutati, chissà. Quando sposti la coperta, praticamente vedi che quello che faceva muovere la coperta stessa era uno dei piedi del padre di... se vado troppo forte, se sono troppo forte con la descrizione, dimmelo che lascio No, prendere. no, a me non dai fastidio. Ok, teniamo Per il momento presente. almeno. Ok, uno dei piedi del padre di Logan, che praticamente ha un'escrescenza tutta costellata di una sorta di buchi, da cui questi insetti entrano ed escono, una sorta di alveare costruito nel piede praticamente. E vai. E vedi che prendete nella gamba questo alveare è imbuto fino verso la parte del ginocchio, quindi vedi dentro il polpaccio del padre che si muovono questi insetti, insomma, facendo alzare la carne. Quando tu alzi la coperta, un po' come quando ti avvicini a un alveare, dal piede si alza un nugolo di questi insetti che comincia da prima a volteggiare intorno al bastone e poi viene verso di voi. Viene verso di voi cominciando diciamo, e gli insetti cominciano a camminarvi addosso cercando Ok, scelta, scelta. Appena vedo questa cosa, praticamente cerco di sollevare cioè di buttare giù il padre e col materasso di farci scudo oppure di schiacciarlo. Cioè, non so se hai capito. Sì, vabbè, non motivi di quello che cerchi di fare, Non devo dire prima quello che cerco di fare? eh sì, ma si può dirlo, sì, tanto dobbiamo giocare a scelta. Ah, sì. Ok, andiamo alla Sì, scelta. Sì. però mi è di guida magari per quello che dirò dopo, ovviamente, certo, è normale. Non ti ho detto. Comunque avrei giocato due carte. Scusami, due carte, hai ragione, vabbè. Sì, ma le mie sono un capo e un tre. Le tue? Una donna 5, quindi ho 11. E un 13. Hai vinto Ah, non hai altre carte? tu. No, queste sono le ultime due carte. Ho Allora, ascoltami, giocato. amore. Dimmi. Questo era il terzo scambio, Terza giusto? scelta. Sì, terza scelta. L'unico dubbio che mi viene, ascoltami, se io pesco un K, come ho appena fatto, tu dovresti pescare un'altra carta. Ah, è vero, cazzarola. Se giochi un capo, è vero, bravo che me l'hai ricordato. Grande. Quindi immagino che tu la possa giocare subito, se no se uno gioca i K all'ultima mano è inutile. Hai Eccolo. capito il ragionamento? Giocate, infatti, 13. In caso di parità, cosa succede? Vinco io. Me lo ricordo. Sì, sto solo guardando, perché hai visto mai. L'altro, vince l'altro. Allora. Hai contato anche il più uno che ti dà la queen. Vince in last one. Ah, no, hai ragione. Sono 11, 13, 14. Ho vinto io. È vero, ho vinto io di nuovo. Hai vinto tu. Vai. Lastone.
Tieni presente. Boh, non ti dico niente. No, cosa volevi dire? Dunque, tieni presente, però è un dubbio che non ha senso di esistere, mi spiego. Vabbè, io te lo Tecnicamente, sento, stiamo te lo ragionando sto. sul No, gioco. no, no, esatto. È per quello che poi ho capito e lo sto dicendo, oltre che perché me l'hai chiesto tu. Ma non avevo preso due carte io? Ce n'avevo una sola da parte. Ah no, perché stavo ragionando che dico la prossima che prendo è la seconda. Certo. Sì. Dicevo, ti volevo dire, guarda, casomai se la scena finisce che siete ancora bloccati qui, poi magari la prossima sei costretto a rimanere qui, eccetera. Ma è un problema, è un non problema, No, la perché prossima scena inizia quando inizia, cioè non è la... che dobbiamo vedere tutto. Esatto. No, 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 ti dicevo appunto, per questo ragionavo, è un non No, problema. questo è importantissimo da dire in giù lo schermo. Non c'è il framing zero, cioè noi non sappiamo, cioè tra una scena e l'altra, cioè o meglio tra un pezzo di vita e l'altro, non si gioca, è come in un film, si va da una scena all'altra e possono esserci anche degli stacchi logici. Esatto, ora dipende da cosa dirà Daniele. Certo, Potrei. quindi io lo dirò in modo tale da vincere. No, scherzo. No, no, però per dirti tu, tecnicamente tu potresti dire come hai perso, le cose vanno peggio, ma non Sì. necessariamente che siete ancora bloccati lì, per dire, no? Sono ipotizzando. Assolutamente, Ok, assolutamente. però se anche Daniele rimanesse, cioè i personaggi rimanessero bloccati lì, a noi non interesserebbe. Che magari cosa succede dopo lo scopriremo nella scena successiva, magari, no? Ok. Allora, Vai. io una mezza idea ce l'ho. E vai. Direi che fondamentalmente andiamo. Io tento di ribaltare il letto per schiacciare con il materasso, ma fondamentalmente il nugolo esce prima che riesca con efficacia o a usarlo come scudo a tappare praticamente il corpo. Questi insetti cominciano a girarci intorno, ci arrivano sui vestiti, allora a quel momento praticamente sembriamo dei pazzi perché continuiamo ad agitarsi in maniera convulsa per buttarli via. A un certo punto, però, la moglie di Logan viene svegliata. È plausibile perché. Io ho detto semplicemente che erano lì che Ok, respiravano, sì. viene svegliata e grida perché la stanno. Come si dice, pungendo. E io e Anne stavamo cercando, tiravamo la porta disperatamente. A un certo punto, praticamente, entra un busto, Logan la apre e praticamente, tipo, stava gridando: Cosa sta succedendo? Perché chiaramente, cioè, pensa che magari la stiamo ammazzando noi. E direi che ha in mano, tipo, una doppietta. Ok. Ma quello che mi chiedo, secondo te, questo può già essere la situazione va a puttane o sarebbe meglio che andasse ancora più a puttane? Me va già a puttane così, va benissimo. Possiamo chiudere così con Ok. un climax, va bene. Allora, se la vuoi ancora più climatica, sì, praticamente si vede la porta che si apre, si è sentito lui di sottofondo che tipo imprecava, cosa le state facendo? La porta si apre, si vede soltanto la canna della doppietta e che fa fuoco. Perfetto, ottimo, mi piace. E Ok. chiudiamo il pezzo di vita qui. Ora, per dovere di cronaca, dico, prima di prendere la mia carta, perché ho vinto io, dico le tracce che avevo preso. Bravo. Come fai Assodico, a ricordartele che le hai mischiate? perché mi ricordo cosa è gli oggetti. Asso Ah, giusto. di quadri e due di quadri, rispettivamente fuga e processo. E 8 di picche, ma privazione del sonno. Del sonno. Ok? Ok. Infatti, nell'introduzione ho detto che erano 2 giorni che dormivate poco. Una domanda, Daniele, sto guardando le tue carte, ma non avevi un asso di picche? E perché avrei dovuto giocarlo? Ti do una carta? Hai ragione, pure tu, è vero. Ok, metto via le tue carte. Oltretutto non mi era utile perché avrei perso alla fine. No, se perdo ti do una carta. Sia se perdi che se vinci. Hai allora maggior ragione. Avrei potuto giocarlo alla fine, ma tu in realtà hai girato subito la Aspetta, carta no, e. se tu perdi,
Se tu perde, altro tieni immediatamente una carta in riserva. Infatti, io quando ho giocato l'asso, ho preso una carta, giusto? Sì. Abbiamo fatto così, sì, ho vinto tutte e tre le Però in scelte. realtà io quella l'ho vinta, quindi non avrei... Cioè no, scusa, hai ragione, ho perso, Ho scusa. vinto tutte e tre le scelte. Ok. No, hai fatto bene a ricordarmi, perché magari se avevamo sbagliato le rimettevo in mezzo. No, Invece, tranquillo. allora, quindi questo pezzo di vita l'ho vinto io. Se è altro, pesca una carta e mettila da parte in riserva. Quando peschi una mano durante un pezzo di vita, quindi qualsiasi pezzo di vita, puoi sostituire quante carte vuoi con quelle in riserva per migliorare la tua mano. Quindi puoi farlo anche tu, ricorda, non necessariamente per la fine, eh? Capito? Oddio, questa non l'ho capita. Allora, durante un pezzo di vita, ok, quando peschi una mano, quindi quando peschi le sette carte, puoi sostituire quante carte vuoi con quelle in riserva. Capito? Ah, cazzo, questa è una cosa importante che ci siamo dimenticati. Ma perché infatti io non me la ricordavo per niente. Però va bene, meglio così per te, perché ti tieni quello che hai per l'ultimo pezzo di vita. Cioè, non è che è ovvio che se lo usi prima. Secondo me il senso è mettere carte buone in riserva, però mettere carte buone in riserva vuol dire togliersele dalle scelte attuali. Se tu metti carte buone in riserva, in realtà, cioè carte buone in riserva, puoi sostituire quante carte vuoi, è vero, perché le Cioè, sostituisci. praticamente metti che io ho 10, 10, 10, 10, 10, dico aspetta, in riserva ho un 2, un 1. Tolgo il 2-1 e dico fanculo, cioè magari succo adesso, ma poi alla fine ho 2-10. Vedi questa? Ah, questo è per sempre per il discorso che giocando poi si impara a giocare, perché Oppure viceversa, dico questo, cioè questa mano in questi scambi non voglio, non posso perderli. Magari sì, mi ha cambio senso. una carta buona e me la ficco in mano e ne metto una, magari o media o uno scartino in riserva. Esatto, sì, no, ha senso. Oppure magari uno fa il ragionamento di mettersi, cazzo ne so, un jack che prende il valore della carta più bassa, però magari in riserva tutti hanno fatto in modo di mettere carte abbastanza alte. Sì, Cosa ne fai? diciamo che dà un po' più di strategia al gioco. Ricordo che alla fine del viaggio, quindi all'ultima scena, l'ultimo pezzo di vita, l'ultima scelta fallita può portare alla distruzione della speranza. Ricordo. No. Allora, andiamo per ordine, però. Il quinto pezzo di vita ancora in viaggio l'abbiamo dato. Ora, sesto pezzo di vita, la speranza. Siamo di nuovo nel prima. Per un ultimo addio, segui le regole tu, Daniele, segui le Sì. regole del secondo pezzo di vita, ma concentrati nel raccontare cosa lega il last one alla sua speranza. Descrivi i sentimenti, il perché sia così importante e cosa rappresenta. Io faccio le mie solite tre domande. Niente cattiverie, siamo alla fine. Fai domande che mettono in risalto quanto c'è di buono e bello nella speranza. Giusto per ricordare la last one che potrebbe perderla. Ok? Vai, Daniele. Ok. Fondamentalmente, ecco cosa mi ricordo. Tra l'altro le stiamo facendo tutte legate al lavoro, ma ci vedo uno schema, nel senso che essendo che io faccio pompiere, mia moglie fa pompiere, la speranza è normale che sia così focalizzata sul lavoro. Non ho capito, scusami. Insomma, tutti i miei drammi personali, tutte le mie vicende con la speranza riguardano in qualche modo i pompieri. Sì? Ma perché all'inizio l'ho creato così, di conseguenza tutto quello che abbiamo visto finora in qualche modo riguarda i pompieri. Aspetti positivi che quelli negativi. Ma Allora, vabbè. dopo questa giocata ne faremo una di Guerrieri del Fuoco, un mondo di avventure per Fate, nel quale giocheremo la vita di... La vita di Hélène Marcel, certo. Esatto. Sei d'accordo? No, Va bene, che problema c'è? Basta che la tieni, c'è problema. basta che... La tieni tu.
Basta che fai il master tu. Ah, ok. Allora, ma si potrebbe anche fare, prima o poi. Allora, un'idea ce l'ho. Sì, vai. Sono tipo nel bar davanti alla stazione dei vigili del fuoco. Sì. Sono seduto da solo e ho praticamente in mano il responso della commissione che mi ha appena dichiarato inidoneo. Dici, ma non dovrebbe essere felice? Un attimo, sai che io sono un po' così. No. Ok. Non ho detto assolutamente niente. Praticamente alla mia classica espressione, tipo con i gomiti sul tavolo rotondo, che mi tengo così, scuoto la testa, forse sono anche, cioè, emotivamente provato, nel senso che magari ho pianto da poco, lo sguardo, ho gli occhi rossi. A quel punto direi che entra Ellen Sì. e mi viene vicino e senza dire nulla praticamente mi accarezza, mi prende dal collo, insomma, mi liscia così. E poi dopo mi stringe le spalle. E io... Quanti faccio subito una prima domanda. Vai, vai, vai. Quante volte hai pensato, o meglio, quante volte hai pensato non mi piace? Tre. No, ti sei mai reso conto di come Helen riuscisse a capirti, riesca a capirti senza che tu le dica niente? Sì, in realtà lo so benissimo. Tra i due sono io quello che parla sempre e a volte dico cose che so che lei ha già capito. In qualche modo lei fa questo sguardo spazientito che mi fa in qualche modo caldo all'anima. Cioè, Vai. poi dopo non dite che non sono un poeta, no? Stavi dicendo che viene da te, ti Sì. abbraccio. Io a quel punto mi giro e appena la vedo praticamente cambio completamente espressione. E c'è questo sorriso proprio solare. E lei mi rimane un sorriso di rimando. Insomma, io nel frattempo mi sono alzato, mi tira a sé, mi bacia. Poi dopo ci sediamo. Tipo un bacio appassionato che dura un po'. Ci sediamo e praticamente mi tiene la mano al centro del tavolo e prende il responso della commissione, lo gira e dice: non importa quello che dicono loro, lo sai che tu il tuo fan numero uno ce l'avrai sempre. Aspetta, ti volevo fare un'altra domanda, ma la devo visualizzare. Ok, questa ce l'ho. Scusami, perché se ti vedo devo visualizzare. Sì, tranquillo. Allora, dimmi se non ti piace, ovviamente. Quando è esattamente che Elena ti ha fatto sentire completo? Oh, non devono essere domande insinuanti, giusto? Ok. No, queste devono essere belle, cioè belle, non devono essere stronze, devono mirare a capire quanto è figo il rapporto con la speranza, anche se è un oggetto. Oggetto era un po' più difficile, però. Potrei fare delle battute brutte, quindi non le faccio. Quindi evitiamo, grazie. Ho un'idea, fammi vedere se la visualizzo io. Sì, vai.
È stata in realtà una cosa che ho sempre considerato una stupidata, nel senso che dal primo istante, perché eravamo assieme in accademia e praticamente quando l'ho vista è stato un colpo di fulmine, per me perlomeno. Sì. Non abbiamo detto nulla sul suo aspetto fisico. Che strano. Ah, mi ricordo io. Ha praticamente questi No, 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 capelli. sì, l'abbiamo detto, riccia con i capelli biondo grano, occhi chiari dal grigio all'azzurro ed è un pompiere che fa il pompiere. Ok, perfetto. Praticamente il sospetto mi ha colpito subito, proprio come un fulmine a ciel sereno. E da allora praticamente tutte le volte che insomma ero vicino, la guardavo, le parlavo, mi sentivo con quella classica sensazione inebetita, che però insomma, bastava che lei fosse attorno perché tutto andasse a posto, che poi l'abbiamo appena visto, mi sono accorto. Sì, esatto. In particolare quando fondamentalmente senza che le dicessi nulla, insomma, le cose sono scattate dopo un po' di tempo e insomma io non credevo a me stesso perché insomma lei è di bell'aspetto, è brava, ha successo, invece io ero uno degli ultimi alunni del corso. Qual è stato il momento in cui mi sono sentito completo? Ok, vai, continua con la scena, che ho già un'altra Ok, domanda. ora raccontiamocene un po' di più. No, scherzo. In realtà non è così male. Se ti limiti, cioè, nel senso, se i dialoghi tendono ad essere. Facciamole dopo le considerazioni, Daniele, se no Sì, poi ok, andiamo. scusa, hai ragione. No, perché sennò sbrodoliamo troppo, no? Sì, Invece no. siamo alla fine. E ti faccio l'ultima domanda. No, mi fai la domanda? Va bene. Sì, ti faccio l'ultima domanda, me secca così. Anche perché per me la scena poteva già Sì. considerarsi conclusa così. Ti faccio l'ultima domanda, e nel frattempo, come ti ha fatto conquistare la fiducia, di nuovo la fiducia in te stesso? Niente cose zozze, per favore. No, perché magari potresti dire ha fatto un balletto, No, cattiva! ma no, c'era questo vibrato. No, scherzo, allora. Attendiamo. Sì, no, perché non è facile, cioè alla fin fine Certo che no. direi che fondamentalmente mi ha fatto capire che ho sempre avuto delle ambizioni che non corrispondevano alle mie capacità, no? Cioè nel senso. Mi ha fatto capire che quello che facevo non doveva essere per forza quello che riuscivano a fare gli altri. E per qualche ragione, siccome era eclatante, ricevevano encomio per questo. Mi ha fatto capire che insomma, il cielo è costellato di una serie di stelle senza nome che rendono meno scura la notte. Questa è una citazione da Gianni Rodari. Cielo costellato? Stelle senza nome, una poesia di Gianni Rodari. Che dice, gli ultimi versi dicono, ma in fondo al cielo non so dove e come, c'è un milione di stelle, stelle senza nome, stelle comuni, nessun le cura, ma per loro la notte è meno scura. Mentre tutta la prima parte in tutta la prima parte della poesia fa il catalogo delle stelle. Cosa vuol dire? Che Sì, mentre di ce l'ho tante domanda. stelle, noi di tante stelle sappiamo il nome, le mettiamo in costellazioni, e per loro no, cioè per noi loro sono importanti, ma in realtà ci dimentichiamo che il cielo senza le altre stelle sarebbe molto più buio, quindi quelle altre stelle che sono lì e non hanno un nome rendono meno scura la notte.
che boh, è una poesia per bambini, ma in realtà secondo me nasconde un insegnamento, vale a dire che tutti noi in qualche modo siamo importanti. Non è necessario bruciare per fare luce. E quindi sì, è stato quello. E, insomma, mi ha insegnato che anche nelle piccole cose ci può essere una grande conquista. E anche una grande passione e una grande soddisfazione. Ok. E possiamo chiudere il sesto pezzo di vita qui e andare al settimo ed ultimo pezzo di vita. La fine del viaggio. Allora, per me, siamo alla fine, l'ultima corsa. Oh, mi sa qui c'è un refuso, perché altro, altro, no. Ah no, ok, tutto è l'altro. Siamo alla fine, l'ultima corsa, il luogo sicuro è lì a pochi passi che aspetta il last one e la sua speranza. Finalmente li puoi uccidere. Dico, eh? No, sì. Segui le normali regole del primo pezzo di vita, ma con questa variante. Quando a tu avanza solo l'ultima scelta, quello che accadrà potrà uccidere e distruggere la sua speranza. Al finale cambia tutto. Segui le normali regole, ma vacci giù duro perché se tu perdi devi narrare la fine della sua speranza partendo da quello che hai narrato. Tu, se perdi l'ultima scelta, hai ancora una possibilità, puoi dare la vita del last one per salvare la sua speranza. Appena viene indicato il vincitore della terza scelta, date il via all'epilogo. Ok? Ok, c'è una cosa che non capisco. Dimmi. Una domanda alla quale solo tu puoi rispondere, o Luca. Immagino. Dimmi. No, non è una battuta. Cioè, okay, l'ho messa giù in maniera scherzosa, ma non è una battuta. Allora, qui dice che se perdo l'ultima scelta, muore la speranza, a meno che io non decida di crepare. Ok, aspetta, no, se perdi l'ultima scelta, dove stai? Se tu perdi, devi narrare la fine della tua speranza, la fine della tua speranza. Poi può essere qualsiasi la fine della tua speranza, chiaro? No, ok, mi spiego meglio. Vincere l'ultimo pezzo di vita, cioè avere almeno due successi nelle scelte, cosa comporta? Niente, perché allora siamo alla fine, esattamente, cambia tutto. Cioè, prendete qui, conta l'ultima scelta. Non incameri carte, scusa. Ma che per quando la usi? Teoricamente, se tu vincessi l'ultimo pezzo di vita, quindi Ah, ok, adesso ho capito che cosa servono le carte in riserva. Te le tieni per questo ultimo pezzo. Cioè, anche per quest'ultimo pezzo, certo, è ovvio. se tu Capito? hai delle carte migliori adesso nella mano, le dovresti sostituire con quelle che pescherai quando si va alla scelta. Esatto, tecnicamente tu le puoi usare anche prima, te l'ho detto prima, no? Però in pratica è Sì. fatto per anche Alberto, se ti ricordi, l'ha detto, tutte le altre scelte sono fatte per accumulare carte per la fine, così alla fine te la giochi sapendo quello che hai in mano. Oh, perfetto, adesso mi è chiaro. Quindi di fatto è l'ultima scelta quella che conta. Sì, Tra l'altro, effettivamente. questo genera un meccanismo ad escalation, nel senso che però tutti e due i giocatori sono portati a giocare basso le due scelte prima. Esatto. Giochiamo e poi facciamo considerazioni, vai. Allora, pesco le mie tre tracce. Ne ho prese tre? Sì, ok. Le mie tre tracce sono, non te le dirò mai. Va bene. Ok, te le dico dopo. Va bene. Aspetta che devo capire dove è questa, qual è questa. Ok. Ah, beh, perfetta. Guarda, questa è Allora, proprio vedo che perfetta. abbiamo uno spettatore, chiunque sia, lo salutiamo e lo ringraziamo perché ci Ciao. preferì la Sagas of the Islanders che... Riluso e se... Perfetto. Mamma mia, ne sono venute tre, guarda, una meglio dell'altra. Ok, le lascio qui, tra l'altro. Ora. Allora, quindi
La fine del viaggio. Siete su una nave? Siete su un'imbarcazione, un'imbarcazione piccola. L'imbarcazione ha un abitacolo molto stretto in cui vi trovate tu, Helen e la moglie di Logan. Figo. Il cielo è ancora scuro, illuminate l'acqua davanti a voi torbida solo con le luci della nave, sarà poco più di un peschereccio. Ah, è poco più di un pescherezzo. Sì, è piccola, ma è enorme. Perché avevi immaginato una cosa differente? No. Ma le luci sono quelle della nave? Sì, Della barca? nella barca, sì. Sono due fari sopra. Due fari che illuminano l'acqua. Pare che qui sull'acqua ci siano meno insetti a livello dell'acqua, ma sopra volteggiano ancora in quanto la luce, se c'è luce sopra, non vi arriva. La Ma la luce sopra che cosa, scusa? luce del sole non vi arriva niente. Ah, ok. No, sto cercando State. di visualizzare la scena, per quello ti faccio le domande. Sì, immagina che il cielo è coperto da questa coltre di Oh, insetti. Okay. ok, adesso mi torna tutto. Quindi solo a livello dell'acqua c'è un po' di calma, magari ne girano, ma non come quando state sulla terra che vi sferzavano tipo grandine, capito? Girano un po' più calmi, probabilmente l'acqua li allontana un po', li tiene un po' a bada, non lo sai. Però si limitano a volteggiare a una mezza metrata, un metro e mezzo dall'acqua, quindi non è che sia così calmo. Semplicemente sono meno assillanti. Davanti a voi vedete nel buio artificiale degli insetti, vedete una sorta di faro, cioè una sorta un faro che gira su se stesso. E che illumina in maniera insicura l'area tutto intorno. Sarà a qualche chilometro di distanza l'isola che dovrebbe essere il vostro luogo sicuro. Helen al capezzale di scusami, andiamo Non mi è sulla. dato il nome. No, ma glielo diamo subito. Certo. È Laura. Beh, vabbè, dai, ci sta. Laura è bellissimo come nome. È al capezzale di Laura le sta tamponando la fronte con un panno bagnato. Ha dei vistosi segni lungo il corpo, Ellen. Lungo il braccio dei suoi segni di sgarri, probabilmente fatti nella scena precedente, non lo sappiamo. Sì. E gli dice: sei sicuro che sia? E lascia cadere lì la frase. Ellen mi chiede, Sì. io, ma sono tipo al timone? Dimmi tu. Sì, io sto trapiccolando con questo timone che è mezzo rotto. E si fa una fatica boia a governare la nave. E mi giro e dico: la cartina e quella donna non può essere una favola. La cartina è quella donna? E quella donna, do per scontato che in una delle scene che non abbiamo visto, magari abbiamo incontrato una donna che o ce ne ha parlato, Ah, capito? ok, ho capito, è quella donna. Okay. No, non è quella.
No, perché immaginavo che sulla schiena È di Laura ci fosse. Waterworld. No, non è Waterworld. Esatto. Quella donna, sì, certo. E se poi... Ma come può essere meglio di così? Non vedi che sono dappertutto? Detto meglio o peggio, volevi dire? Meglio. Come può essere meglio di Ah, sì, così? scusa. Non vedi Ok. che sono dappertutto? E dico, dobbiamo provare anche questa. Altrimenti, cosa possiamo fare? Metterci qui e aspettare che ci divorino? Dobbiamo sapere se è vero. Secondo me è una favola. Io tipo tengo una mano sul timone, con l'altra mi avvicino a lei, le tengo la spalla e dico: Ellen, non dire così, sei sempre stata tu quella forte. Non mi si addice questo ruolo, mi scappa un mezzo sorriso, dico: tieni duro, teniamo duro assieme. Perché ha voluto portare anche lei? Dimmelo. Io le dico. Perché dobbiamo convivere con le conseguenze delle nostre scelte e perché si può sbagliare una volta, ma la seconda volta diventa un delitto. Mentre parlate, e mentre, come a sottolineare questa cosa che avete detto, Laura fa una smorfia nel sonno, e la vostra barca, il vostro pescheggio, cioè sentite il rumore di un tonfo, provenire da... Ptum, una cosa del genere. I famosi insetti squali. Guardi davanti a te e vedi che non, praticamente siete ancora un paio di chilometri da terra. No. Che? Suggerisci. No, esci No. fuori. Te l'ho Esci detto, è un fuori. insetto squalo, cioè tipo una cavalletta con la pinna dorsale. Niente del genere. Esci fuori. Vedi, dapprima non lo noti perché comunque è buio. Poi vedi che uno dei fari illumina, il bordo della luce di uno dei fari illumina qualcosa a pelo d'acqua. Vai sopra e ci dirigi il faro e vedi la carcassa di un'altra nave galleggiare a pelo dell'acqua. È allora che ti accorgi che una serie di altre navi, quasi a perdita d'occhio, costellano la distanza che vi separa dall'isola. E Helen, ti chiede... Preoccupata, che cos'è stato? Devo venire su, devo darti una mano? E quando lei ti chiede questo, è proprio il momento in cui vedi sempre a pelo d'acqua e gonfi di acqua, oltre che di probabilmente chissà cos'altro, i cadaveri delle persone che stavano su queste navi. Io probabilmente vomito tipo nell'acqua e appena mi ricompongo un minimo, mi giro e dico, cioè mi sporgo verso dove sta Ellen e dico: altre navi, ci siamo incagliati in una di esse. Poi scuoto la testa e dico: non puoi capire che spettacolo. È sceso sotto, vero? No, adesso sto scendendo. L'ho detto tipo da sopra. Ok, quando stai scendendo senti la radio di bordo che sfrigola. E ti dimmi. Tipo, vado a sentire chi è perché era silente da troppo tempo e questa cosa non può essere ignorata. Vai a sentire chi è. Quando tu fai per alzi il ricevitore, senti solamente andatevene.
Andatevene o farete la fine degli altri. Pronto qui, boh, tipo dico il nome della nave. Ah, sì, dico qui è la speranza. Chi parla? Dove siete? Cos'è successo? Le classiche domande esistenziali. Andatevene, non c'è cibo per voi qui, c'è a sufficienza per noi. Andate, non saremo costretti ad affondarvi. Io dico, non potete lasciarci qui fuori, moriremo comunque. E la radio tace. Ok. Quando la radio tace, senti praticamente senti un tonfo sul ponte. Cosa? E Mi precipito fuori. vedere sembrerebbe una boccetta che si è rotta. E che ha dato fuoco al ponte. No, no, scelta, scelta. Non sai da dove sia venuta, ovviamente. Allora, dunque tu peschi 9 carte. Io mi aspettavo che tu dicessi Bravo X-Ray Delta, qui è Bravo X-Ray Delta. Ma no, assolutamente. Questi manco sanno come cazzo si comunica. Vai, prima Vabbè. carta. Sì, beccata, era la prima che avevo davanti. Seconda. Un attimo, eh. Non la trovo. Ah, già, ma perché può essere anche tra gli scarti di prima. Un attimo, perché non. Dannazione, mi hai ingannato, Luca. Beccata. Perché? No, scherzo. Vai. Vado con la quarta. Sì. Vado. Puoi andare perché sono quasi alla fine, quindi tra un po' spunterà. Peccata, in effetti. Dov'è la quarta? Ah. Che adesso la cerco. Sono a 4, vero? Sì. Sì, beccata la 5. 5. Beccata. 6. Questa cosa è comodissima. Perché comunista? No, scherzo. Appunto, perché non è comunista. È scomodissima in realtà. Vado, settima. Sì. Un attimo. Se la trovassi. Trovata. Ottava. Provata. E nona. Va bene, puoi pure andare alle tue, tanto io le ho viste. Allora, tra queste ne scegli 7. Tra queste Sì. 7 Aggiungo quella in riserva. Due di queste 7 puoi cambiarle con quelle riserva. In poche parole, prendo quelle in riserva, le metto insieme a queste, prendo quelle che mi piacciono di più. Bravissimo, 4, 5, 6, 7. Ok, allora. Queste sono quelle riserva mie. Perfetto, un numero. Allora, direi che insomma, questa la buttiamo. Ovviamente ci vediamo questa.
Direi che vabbè, buttiamo questa. No. Questa. Sto vedendo questa. Oh, ma forse quella me la lascio. Ok, io ci sono. Anch'io, mio dolce amico. Sono sette, vero? Sì, sette, tre, sei, sette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, hai fatto tutto ciò che dovevi? Ah, sì. Ora, a te, gioca le tue carte. Vediamo, eh. Ora dobbiamo giocarne o uno o due. Una o due, ma te ne vuoi. Ne gioco una. Ok. Ne gioco uno anch'io. Vai. Ho un 7. Scusa, un 6. Ho un 5. Vuoi Quindi giocare sto un'altra? pensando. Ma no, va bene così. Allora, la bottiglia, il contenitore si infrange sul... Vedere cosa devo narrare? Tu? Ok. Si infrange sul ponte della nave e... Vedi, no, ok, lo dico alla fine, vai. Si infrange sul ponte della nave e... Tu ti fai prendere per un istante dal panico. Poi Helen, come sempre più fredda di te, ti dice: l'estintore Marcel, l'estintore, cavolo! Prendi al volo l'estintore che era sotto vicino a dove al timone. Prendi, ti precipiti giù, prendi l'estintore. Helen semplicemente non ha la forza di correre lì, quindi sei lui che può farlo. E l'estintore ha schiuma che soffoca. Provoca sul ponte una bel monticello di schiuma soffocando l'incendio che si sta creando. Ok? Sì. Va bene? Ok. A te. Basta, finita. Questa è la narrazione della scelta. Non ti piace? No, 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 assolutamente, scusa, ero molto pensieroso sulle carte. Mi puoi dire solo chi ha preso l'estintore? Io. Tu. Hai fatto tutto Perfetto. tu. Che l'hai ancora in mano e sei uscito fuori praticamente con solo neanche il cappuccio in testa. Sei lì che. Perfetto, sì. Dico, Ellen, vai al timone, io vado alla saramacchina, dobbiamo dare più energia ai motori, perché se no non ci disincagliamo, dannazione. E lei fa: sì, vai, vai, farò quello che posso. Si alza a fatica, muovendo il braccio sinistro. Sì, è per quello che sono andato io ai motori, perché lei si muove più a fatica di me. Certo. E prende, si aggrappa al timone. Tu scendi nella sala macchine. Nella sala macchina i motori, che poi la sala macchina prende una botola e scendi giù. Sì, esatto. Cioè, vado a vedere il motore. Scusa. No, è per scherzo. No, è la sala macchina, va bene stesso, chi se ne Ma frega. no, cioè... Magari l'hai detto anche in maniera ironica, che ne sappiamo. No, Iro, c'è cioè, nel senso, perché per un attimo mi sono immaginato uno yacht, no, non è uno yacht, però vabbè, ci siamo capiti. Ok. E si sa che le cose poi cambiano. Ok, rompe scritto. Scendi giù nella botola del motore
Da sotto e senti il motore che stantuffa in maniera insistente. E c'è un regolatore di giri, ovviamente, qualcosa per immettere più cherosene, cose di questo tipo, se è quello il tuo scopo. Sì, esattamente quello. Tipo prendo la tanica che è lì vicino, la sollevo, stappo il serbatoio e tipo nel frattempo faccio leva sul regolatore di giri. Io non me ne intendo un cazzo di sta roba, Ma chi se ne frega? cioè, tu potevi dirmi che c'era una tastiera dovevo digitare delle cose, per me ne va. Vabbè, ma mi immagino sia un manopolone, ma che te Sì, frega, dai, se cose così, no? no, sto scherzando. Il motore aumenta i giri e senti un enorme crack, uno scricchiolio della nave su altri legni. Dopodiché senti altri tonfi sulla chiglia della nave e probabilmente state avanzando. Senti Elena che dice: stiamo andando avanti, stiamo andando avanti. Questo per quasi 10 minuti o giù di lì. E quando Elena ti dice di tornare su, perché lei non sa come fermare questo aggeggio, insomma. Ok, In io porto, in porto! mi precipito di sopra e dico cosa sta succedendo? Guardi in acqua, guardi davanti a te, vedi, state letteralmente passando sopra i corpi delle persone morte che sono stati portati a riva, i legni sono rimasti fuori, quindi state passando sopra di un cimitero di persone sopra l'acqua e voi state passando lì in mezzo e davanti a te c'è, dimmi. No, scusa, mi sa che quello non potevamo evitarlo. No, io sto solo descrivendo. No, sì. E davanti a te c'è il porto che si staglia tipo A spuntone 2 metri. No. no, si staglia come uno spuntone dalla spiaggia, a poca distanza. Dunque, vediamo un po'. Allora, sì, come uno spuntone dalla spiaggia. La nave però è lanciata ad alta velocità, quindi non, cerchi di cioè, riprendere nel controllo non è molto facile. E probabilmente sai già che, anzi, vedi il porto sempre più vicino a te. E fin quando praticamente fai una manovra per far schiantare la parte della nave che non ti interessa sul porto, cercando di attutire il più possibile la botta. Tuttavia, questo non impedisce al peschereccio di infrangersi contro il porto e a voi di finire in acqua. Ti chiamo la scelta. Sì, vai. Hai notato? Ho fatto una piccola pausa prima del. Sì, no, me ne sono accorto, tant'è che non te l'avrei chiamata in quell'altra maniera. Ok, va bene, non c'è problema. Io vado con le mie. Fammi vedere un attimo. Due carte. Anch'io gioco 2 carte. Vai, gira. No. Ho vinto io. Aspetta, A meno che tu non posso metta giocare un'altra un'altra carta. carta? Yes. Tu dici no, ma che cazzo la giochi a fare? No, puoi giocarla. No, io invece la gioco. Ok. Gioco il gecko. Ah no, scusa, sono un coglione, non dovevo dirtelo. E beh, certo. Io comunque gioco anche un'altra carta Va e bene. gioco anche io il Jack. Ok, vinci comunque tu perché la più bassa è un 7 e siccome eri più in alto, vinci tu.
avrei 9, 7, 7, quindi 7, Io 14, 7, 7, 7. 7. Quindi ho vinto io. Siccome hai vinto, mi pare che ti tieni il gecko, vero? No, il jack praticamente, se tu perdi, ti ritorna in mano. Ah, se perdi, mi ricordo male la regola. Devo Vai, Daniele. narrare io. No. No, sì. Allora. Oh, questa mi piace, perché io so come fanno andare male le cose. Allora, praticamente si sente questo crash, la nave va ad impattare in una parte che secondo me era quella che poteva subire più danni, ma l'impatto ci fa sbalzare violentemente in acqua, e questo era quello che avevi detto tu, giusto? Sì. A questo punto praticamente... Direi che Ellen finisce molto vicino alla riva, tant'è che è quella più al sicuro. Ma io sono finito abbastanza lontano e ho visto il corpo di Laura finire ancora più lontano. A un certo punto, praticamente, muovendomi a gran fatica, quasi nuotando nel budino di corpi che c'è lì, la vedo e comincio a nuotare verso di lei per prenderla e portarla a riva. Ma proprio in quel momento piove un altro di questi barattoli incendiari che tipo esplode in acqua e comincia a diffondere probabilmente una miscela di carburante, una specie di pece greca casereccia, per Sì. cui praticamente scoppia questo incendio e io ci sono vicinissimo con Laura praticamente appena presa che sto per tornare, cioè sto tentando di tornare a riva. Sono mezzo tagliato fuori, insomma. Mi fermo qui. Okay. È peggiorata la situazione. Elena ti urla dalla riva. Sbrigati, sbrigati. Ed entra in acqua fino alla vita cercando di aiutarti. Dimmi. Dico, stai al sicuro? Così. Lei si tuffa verso di te, ovviamente. Si tuffa verso di te con le fiamme che ti vengono dietro e viene verso di te cercando di prenderti. Vado avanti, Sì, tranquillamente. sì, sì. Io praticamente, cioè nel senso, a parte che lei mi diceva sbrigati, sbrigati, io le ho detto stai sicuro, poi dopo ovviamente io non lo so che cazzo sta facendo, perché io sono troppo impegnato a nuotare per arrivare a riva, cercando di non affogare io, di non far affogare Laura e di non bruciarmi con la cosa appena esplosa. Quindi non me ne accorgo che sta nuotando verso di me, anche perché è notte. Ok, tu continui a bracciate cercando di portare Laura con te Sì. e quando senti Helen, senti una mano che ti tocca, sulle prime sei terrorizzata che pensi sia uno dei corpi lì intorno e poi vedi Helen che spunta dall'acqua vicino a te e ti fa sono qui come sempre. E poi ti comincia a tirare, vede che pesi troppo e pensa che di ostacolarti e vedi le fiamme che si avvicinano. Quindi sai quando spingi l'altro, che però ti spingi indietro in acqua, ok, fa una cosa del genere, spingendoti verso la riva e spingendosi verso l'esterno, cioè verso le fiamme. No, no, scelta. Ok, Nine. io metto due carte. Allora, metto anch'io due carte. Io ho 20 e E puoi prendere una carta. io ho 17 e puoi prendere una carta pure tu. Quindi Chi la allora dà per... io la prendo a te ed è questa. Ah, ok.
Sei? Sì, la sto prendendo, non ti preoccupare. È una sola, me la ricordo. E io ho questa. Bella merda. Tra l'altro, la cosa divertente è che la carta che mi hai appena fatto che mi hai appena dato non la trovo, quindi. Prendila, beh, Ma no, ce cercala. l'avevo già in mano la carta che mi hai fatto vedere, Luca. Aspetta, l'ho presa, scusami, l'ho presa dagli scarti. No, Dicevo, ma che cazzo. l'ho presa dagli scarti, evidentemente. Sicuro che ce l'avevi già in mano? Eh sì, Luca, ce l'avevo già in mano. Allora l'ho presa dagli scarti. Diciamo, non c'è, poi io ho detto, ma cavolo, ma meglio quello No, no. no, sì, no, ho fatto io un bordello con le cose. Ah, le carte che non hai in mano dovrebbero essere queste. Dimmi, questa ce l'hai in mano, questa qui? No. Allora è questa, ok. Perdonami. Ah, nel senso è quella? Perfetto. Ok. Sì, è questo il mazzo, non hai capito? Il mazzo che delle cose muove. Ok, Perché ho messo perfetto. i Quindi mazzi questa è la mia nuova vicini. carta. Perfetto, poi devi Sì, pescare tu la tua. signore. Sì, signore. Io ho pescato la mia. Allora, questi sono gli scarti di prima. Sì, Ok. questi sono gli scarti di prima. Io adesso ho giocato questo, il 17. Tu invece avevi un 20 perché avevi un capo e un 10. Sì, ok. Allora, la carta che avevi prima, scusa, perdonami, qual era? Quella La che ti ho carta che dato erroneamente. non te lo Non posso è. dire perché ce l'ho in mano adesso. Dimmi solo se era rossa o nera, perché non vorrei Era averla. rossa. Ok, allora non è questa, perfetto. No, no, perché ho rimesso una delle mie carte in mezzo, abbiamo fatto un bordello le carte. Ok. Avremo le Allora, stesse carte adesso. no, io gioco con la terza carta, ovviamente. Allora, aspetta, non rivelarla ancora perché devo decidere io quale giocare. C'è poco da scegliere. Perfetto. Anch'io Vado. gioco una terza carta. Vado. Vai. Non le vedo bene. Aspetta che devo zoomare. Ok, praticamente hai un 27. Esatto. Io ho un 17 e 8. Ok, 25. Esatto. E quindi vinci tu. Quindi ho vinto io. Allora, tu hai perso l'ultima scelta. Ok? Se tu perdi, devi narrare la fine della tua speranza partendo da quello che hai narrato. Tu, se perdi l'ultima scelta, hai ancora una possibilità: puoi dare la vita alla Last One per salvare la sua speranza. Dimmi. Sì, cioè mi sacrifico. Devi Ci narrare tu vedo. però, Daniele. Ci vedo un percorso di crescita, dopo ne parliamo al massimo. Vai, tanto poi abbiamo un epilogo. Vabbè, allora. Perfetto. Parti da quello che ho Se narrato appena viene io. decretato il vincitore della terza scelta, date via l'epilogo. Non lo dobbiamo fare adesso, quindi prima va narrato. Ah, prima ovviamente viene decretato l'epilogo è quello che stai dicendo tu, Ah poi ci sì, no, in sono. effetti. Poi ci Scusa, hai ragione, sono. ci sono i titoli di coda. Esatto. Allora, appena vedo che. Appena vedo che. Prende e si lancia. Sì. Dico no, e praticamente cerco disperatamente di con le braccia con le bracciate date in maniera nervosa Sì.
di raggiungerla il più velocemente possibile, nonostante possa nuotare con una sola mano, perché l'altra tiene l'aura. Sì. Praticamente direi che forse è questo impeto che ho, è l'unica cosa che mi dà la forza, mi promette di raggiungerla quando è praticamente a ridosso delle fiamme che si stanno avvicinando, perché man mano immagino che si allarghino. Certo. Poi magari prendono anche i cadaveri, gli vanno sopra, fa effetto a grasso che si espande e quindi incendia ancora di più. A quel punto, fondamentalmente, arriva un Sì. cavallone tipo un'onda che ci separa in due direzioni diverse. Sì, scusa? Non ho Pronto, mi capito. senti? Ok, Sì, certo che ti sento, ti sto ascoltando. arriva un cavallone Sì. che porta verso di noi praticamente questa superficie dell'acqua che brucia. Sì. A quel punto io praticamente senza, cioè con un no strozzato spingo via, cioè lascio Laura e spingo via Ellen. E praticamente Laura e Ellen finiscono quasi nella stessa direzione. Una spinta via da me, l'altra invece è portata via dal cavallone, ma il fuoco praticamente mi investe completamente. E tipo io lancio delle urla strazianti mentre praticamente mi consumo e mi spengo avvolto da queste fiamme. A quel punto immagino che Ellen gridi in maniera disperata e mentre l'onda praticamente non le porta entrambe a sbattere praticamente contro la battigia e quindi ad arrivare a riva. Sì, Elena cerca, vabbè dai, te la faccio finire a te, dai, mi piaceva però, vai, vai, Vuoi vai, dire finisci. qualcosa? No, 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 tranquillo, finisci da te. no, no, aggiungi perché io in realtà mi fermerei qui. Io vedrei tipo Elena che si allunga una mano verso il mare che si ritrae con le fiamme. Oh, mi Sì, piace va. parecchio, la teniamo. Ok, allora, giusto per dovere di cronaca. Vado a dire cosa ho preso di tracce. Vai, la track numero 1. Allora, le tracce che ho preso erano queste tre carte. A che cosa corrispondono, perché sennò. No, le vedi tu? Ok, Sì, è vero. era un K di cuori che corrisponde a morte, niente vuol di meno, un 8 di quadri che corrisponde a vediamo sopra, luogo pericoloso e un 6 di picche che corrisponde a massacro. La seconda cos'è luogo pericoloso? Luogo pericoloso e Ok, morte, massacro. massacro, luogo perfetto, guarda, meglio di così. Ok, come vedi, alla fine servono come spunti. Sì. Allora, ora cosa succede adesso? Titoli di coda. La storia giunge al termine. Tutta una fine. Prendetevi qualche minuto per raccontare come va a finire, partendo dall'ultima scelta. Il Last One e la sua speranza si sono salvati? È un nuovo Sì. inizio per il mondo o solo così? Sto Comunque, per il scherzando. mondo o solo un rinvio della fine? Invecchieranno sereni, non moriranno prima, ma soprattutto cosa è cambiato per sempre nel Last One? A voi la parola. Allora, possiamo dire qualcosa del mondo? Come non possiamo dire? Possiamo non dirla. Possiamo dire. A questo punto io te lo farei fare a te, i titoli di Ok. coda. Allora, a me piacerebbe non dire un cazzo del mondo, perché non ha molto senso. Cioè, dire che si sono inventati i pesticidi per sterminare gli insetti fa schifo, quindi non diciamolo. Va bene, Mi sembra più interessante cosa succede ad Ellen. vai. Certo. Io la vedo che tipo zoppica insieme a Laura, tipo mano sulla spalla, si trascinano tutte e due. E praticamente
raggiungono, cioè, o meglio, li intercetta tipo una pattuglia che gli punta le torce dei fucili addosso, tipo il classico chi va là. Sì. Mi piacerebbe tipo tagliare su loro che tipo vengono accudite. Ok. E tipo magari sarebbe carino che ci fosse tipo anche magari un centro di ricerca dove o comunque si prendono cura medicamente, cioè a livello medico di loro. Sai che erano state morse, stava messe male, cioè mi piacerebbe che tipo entrambe venissero curate. Allora sì, potrebbe essere così, guarda, vediamo se ti piace. Sì? Ha una macchina con un poliziotto che va là, le vede e taglio, e poi si vedono loro due su tutte e due su dei lettini con Ok, allora non era la torcia di un fucile, era la torcia del poliziotto. ma anche a torcia di un fucile, come ti pare? Sì, non, questo l'avevo messo, però va bene, sì, perché comunque è un Sì, no, per servizio come me lo immaginavo io era qualcosa di militare, però mi piace anche la tua versione. militare o benissimo, poliziotto militare. Militare meglio, meglio, militare, ok. Oddio, se c'è un centro di ricerca medica per sta roba, potrebbe essere che ci sia l'esercito. Perfetto, ci facciamo così, sì. E io direi che stacchiamo, cioè si vede Helen seduta sul lettino, poi all'immagine c'è Laura seduta su un altro lettino. Vicino ci Secondo me sono. Laura è sdraiata sul lettino perché stava messo molto peggio. Ok, ci sono dei tizi in camice bianco che quando l'immagine si allarga stanno intorno a loro, misurando la pressione, facendo preliere, eccetera, eccetera. E possiamo tenerla, chiuderla qui. Dimmi. Io aggiungo un dettaglio che, cioè, mettiamocelo perché mi piace, cioè non so, magari ti fa schifo, lo tagliamo, però Ellen secondo me ha il mio giubbotto, ti ricordi che a un certo punto io l'avevo tipo messo sulle spalle? Ok. Praticamente mentre lì immagino sconsolata, mette le mani in tasca e ne tira fuori praticamente il coso con l'anello di fidanzamento, che non ho mai potuto darle. Perché no? Carino. E tipo lo guarda. Lo mette e piange. Ok. Sì. Va bene, sì, allora chiudiamola qua. Io la volevo fare più speranzosa, ma sti cazzi, va bene Ah, ma così. a me piace No! tantissimo così. No, più speranzosa, no, non mi hai capito. Più speranzosa per il mondo, ma sti cazzi. Ah, sì, nel senso, alla fin fine del mondo. No, io avrei fatto tipo, che ne so, che allargando l'immagine si sente in sfondo la voce di un tizio che fa, sicuramente loro possono aiutarci a trovare un rimedio, una cazzata del genere, così. Ma secondo me puoi anche dirlo, però l'ultima scena deve sicuramente essere quella perché qualunque cosa detta dopo rovinerebbe. Esatto, e questo no, io non la metterei proprio, cioè Ok, sti allora cazzi, si fottiamoci. capisce che stanno esaminando in qualche modo. Sì. Però cioè, si vede proprio, immaginano tutti che vanno, è presente tutti che vanno più o meno veloci, sai? E lei tipo Sì. ferma, immagina al centro che guarda, prende sto, per me immagino molto lenta, prende sto coso e comincia a ridere tra le lacrime. Bella, mi piace, ti piace. Ci è Ok. piaciuto. Ok, fine, applausi, titoli di coda. Applausi, titoli di coda. Allora, considerazioni. Abbiamo sbrodolato un po', secondo me, sulle scene. Se la durata è quella descritta, che credo sia un Ma no, paio noi sbrodoliamo sempre sulle scene e ci piace così. d'ore. Sì, ma cioè, assolutamente. Molto meno dell'altra volta, perché su quelle discorsive, diciamo, le pare. Siamo andati un po' più dritti al Avevamo anche sodo. ingranato un po' di più col gioco. Sì. Avevamo meno dubbi, abbiamo letto di meno manuale, non dovevamo chiedere ad Alberto perché Sì, sì, gliel'avevamo sì. già Poi chiesto. diciamo anche che il hangout, come al solito, allunga i tempi, quindi va anche detto. Il gioco, considerazioni personali sul gioco, e poi dopo, ma se vuoi, Allora. andiamo al volo del meccaniche, cose Sì. del genere. Parto io, parti tu, dimmi tu che è indifferente. Parti pure tu. Allora, personalmente a me la tematica ovviamente mi piace, figuriamoci. Il gioco, secondo me, la rende abbastanza bene. Per essere un gioco sviluppato in 14 pagine, poi intendiamoci.
È bello perché mi piace perché va dritto al punto, dritto al sodo, quindi non si perde in chiacchiere. Come noi invece. No, vabbè, noi brilliamo, però in realtà il gioco va dritto al sodo. Io avevo detto, poi ho chiesto anche ad Alberto di fare una guida di altro per indicargli come deve fare il framing delle scene, ma in realtà mi sono accorto giocando stasera che a parte le prime due. I primi due pezzi di vita, fammi rivedere i primi due, intendo, scusate, il primo e il terzo pezzo di vita, ovviamente. Sì. Il terzo pezzo di vita, dov'è il terzo? Eccolo qui. Non dà indicazioni, però gli altri danno tutte indicazioni, cioè il quinto e il settimo sono ben precisi sul viaggio, la fine, quindi in realtà una guida c'è. Probabilmente questa era l'intenzione di Alberto e per me va bene. Io dico soltanto che abbiamo uno spettatore in diretta da parecchio tempo, a meno che non sia il classico errore di Google, no, scusate, di YouTube Live. Lo invito a dire qualcosa se vuole dirla, perché se, così gli rispondiamo. Se invece sbaglia o non vuole dire nulla, tranquillo, non c'è problema. Scusa, Luca? No, Sì, dimmi. stavi andando avanti? O avevi Sì, finito? ok. No, queste sono considerazioni sul gioco, più o meno. Ok, io cosa dire? Avevo alcuni dubbi, non mi convincevano alcune cose parlando con Alberto e con Luca, ho aggiustato, cioè ho capito quei dubbi, cioè fondamentalmente il riassunto può essere questo dal mio punto di vista. Se volete vi dico anche quali sono i dubbi che ho avuto. Beh, Allora, se tra l'altro uno. sono gli stessi più o meno anche miei, qualcosina, vai. Sì. Cioè, parto dalle cose più, dalle cazzate più cazzate. Fondamentalmente il meccanismo di risoluzione non è meccanico, cioè è poco meccanico. C'è il giochino delle carte che ti porta a fare delle scelte così, ma in realtà qualunque, cioè, le scelte che fai attraverso le carte non passano mai dalla fiction. Cioè, fondamentalmente quando cominci a usare le carte, la fiction si blocca, fai le scelte sulle carte, fino a che uno non vince, non perde, la fiction non va avanti. In genere questa cosa è considerata poco elegante nel design dei giochi, però qui, lo ha detto anche Alberto, ma io ero d'accordo, alla fin fine dura poco il gioco delle carte, cioè fai le scelte e le giochi subito, quindi il fatto che non passi dalla fiction non è pesante per il gioco. Questo era il primo dubbio. L'altro dubbio che avevo era quello sulle domande. Cioè, fare domande che vanno troppo sulle piedi di tu, può portare a. Cioè, se io faccio delle domande che praticamente fanno me, io l'altro, faccio al tu delle domande che rovinano l'immagine di quel personaggio, lo fanno apparire come un assassino seriale, eccetera. Faccio esempi stupidi, ma per capirci, tu è portato a disaffezionarsi perché scopre un personaggio che è una caricatura più che un personaggio e magari non gli piace, non l'ha deciso lui, non può farci niente. Alberto dice: se questo si dovesse verificare, tu di all'altro che questa cosa non va bene e chiedigli di cambiarla. C'è Sì, c'è un problema di fondo lì in quel caso, un no? problema di incompatibilità estetica, diciamo così. Ecco, secondo me questa è una cosa che nel manuale dovrebbe esserci scritta. Perché è importante, perché capire anche che tipo di domande, quanto puoi usare, eccetera, può essere importante. Se non ci deve essere scritto nel manuale, è importante che qualcuno lo dica, quindi lo diciamo noi adesso. Ecco, l'altra cosa che mi aveva convinto poco era la parte, cioè di capire come fare le scene, i pezzi di vita in cui io dico le cose da solo. In realtà non so perché, ma in questa sessione mi sono sembrati andati meglio. Sicuramente, probabilmente perché hai fatto delle introduzioni, come poi tra l'altro ne avevamo parlato, non hai fatto una scena in cui tu interpreti due personaggi, ma hai posto una situazione, tra l'altro tieni presente che anche nel pezzo di vita dell'altra volta non abbiamo, cioè abbiamo seguito sì le indicazioni, però forse era troppo poco incisiva, lì ti diceva, io l'ho riletto, ti diceva di presentare una situazione che tu recriminavi, che non hai fatto, che non hai portato a termine, eccetera, no? Ah, ok.
Giusto, prendo il Però, manuale perché ce l'ho qui. perdona, ma cioè, secondo me invece era proprio sul pezzo. Cioè, io non mi rimproveravo di non averle chiesto di sposarmi prima che tutto questo andasse a puttane. Quindi quella era la sera in cui avresti dovuto chiederle di Eh sposarti. sì, non era chiaro, scusa, mi Ah, sembrava ok, chiarissimo. sì, no, ma non me lo ricordavo E io, poi se ci magari. pensi, no, cioè, è stata reincorporata nel finale e poi più avanti. Sì, infatti qui dice scegli un rimpianto, allora scegli uno spunto, basta che sia qualcosa di malinconico, una situazione rimasta in sospeso o un rimpianto per qualcosa che avresti voluto fare. Probabilmente, Oltretutto, ma dimmi, dimmi. cioè, secondo me quella scena ha plasmato molto la nostra visione della Sì, giocata. assolutamente, però presentarla come la presentava tu, cioè un dialogo tra loro due, è ovviamente meno incisivo che presentarla come hai presentato le scene stasera. Facci caso, stasera le scene, quelle di pezzi di vita tuoi, le hai presentate in maniera da narratore esterno, forse, diciamo così. Sì. Ok? Che ti ha portato a non dover fare il teatrino con due personaggi? Ah, ok, ho parlato più che altro in terza persona. Sì. Sì, ho capito, lì, cioè fondamentalmente il dialogo ci sarebbe stato comunque, perché però avrei detto, lei mi dice, ma sai, forse su quel dialogo, in quella situazione particolare, farlo in terza persona avrebbe fatto perdere alla scena. Sì, no, io sto cercando, io non sto facendo una critica, sto cercando di capire perché quella scena ha funzionato Cioè, nel poco senso, e perché ma io quelli stesso sono stasera. combattuto perché sono d'accordo con quello che hai detto. Cioè, secondo me, fare i personaggi che si parano fa schifo. Però mi sto anche dicendo che forse in quella situazione l'ho fatto perché dava senso di botta e risposta di uno che incalza l'altro. E quindi dare. Assolutamente. Probabilmente si sarebbe potuto fare tipo, era la sera in cui avrei dovuto darle e stavo lì che Sì. pensavo qualcosa così, no? Sì, lei mi mette alle strette, oddio, Quando lei forse avrebbe funzionato. mi ha Sì, messo alle strette, non lo so, cioè. forse avrebbe funzionato lo stesso, o forse semplicemente ci abbiamo preso più dimestichezza. Probabile. Poi in realtà non prendiamoci in giro, nel senso, di una cosa mi sono accorto, le domande che tu fai in qualche modo determinano come io vado avanti in quella scena. Cioè, Certo, sì, è ovvio. un minimo di scambio c'è. Così come le domande che tu fai si basano su quello che ho detto io, la domanda cioè, l'abbiamo visto in queste due sessioni. Certo, sì. In Quindi, realtà proprio da solo non sei, effettivamente. se i due giocatori stanno in sintonia, stanno attenti, non tende ad ingolfare. Sì, è vero. Per esempio, stasera è l'ultima domanda, credo sulla sesta scena. L'ultima Sì. domanda l'ho fatta a ridosso della seconda, Sì, ma perché per me la scena era finita. in effetti anch'io l'avrei portata avanti un po' a forza, se avessi dovuto andare Certo. avanti. E niente, fondamentalmente questi erano i miei dubbi, ma Alberto, cioè, l'altra era la cosa che c'era poco contesto attorno al conflitto, alla scelta, cioè non si capiva bene l'obiettivo. Si rischiava di andare troppo avanti a narrare cosa facevano troppo gli altri. In realtà abbiamo visto che se ci stiamo attenti, se è chiaro più o meno cosa stai facendo, se dici no alla cosa e quindi chiaramente vuoi fare il contrario, insomma, anche lì, cioè, si riesce a Bisogna giocare essere. senza bloccarsi, senza avere delle cose in scena, cioè delle cose che succedono in gioco che sono problematiche perché generano una fiction incoerente. Sì, bisogna avere sempre, cioè essere sempre incisivi, ovviamente. Sì, quindi in poche parole, secondo me è un gioco che beneficerebbe di qualche spiegazione in più. Ovviamente questo lo porterebbe ad avere più di 17 pagine. Però, oppure semplicemente guardatevi i nostri episodi e capite cosa abbiamo sbagliato, cosa abbiamo fatto giusto, cosa. Esatto. E fondamentalmente con questi accorgimenti, secondo me, è È anche figo. meglio. Sì, Sì. Perché esatto, sono d'accordo. se no, se non li seguite, rischiate che vi succedano le cose strane. No, magari è un'esperienza non convincente, magari, capito? Poi, tra Sì, l'altro, non è un esatto. gioco
è un gioco che si fa, non l'abbiamo fatto in due sessioni, ma qui in Hangout è molto più lungo, scusate. Non è un gioco che magari la prima sessione va male, la seconda ingrani e dalla terza vai avanti. È un one shot, quindi. Beh, però ti posso dire una cosa, secondo me noi nella seconda sessione si è stati molto più sciolti. E Eh sì, certo, ovviamente, magari è noi solo abbiamo la mia avuto. impressione, gli No, spettatori no, no, ne hanno. anche io ho avuto questa impressione, però noi abbiamo avuto comunque una settimana per pensarci Sì, e abbiamo considerare gli errori ragionato, che ci abbiamo abbiamo fatto. parlato. Sì, esatto, ci abbiamo parlato tra di noi perché ci siamo sentiti a telefono per parlare di come andiamo. Noi ci sentiamo a telefono perché ci amiamo, però. Ovvio. Abbiamo parlato di tantissime cose a telefono, abbiamo parlato anche della giocata, mi sembra giusto. Certo. E poi abbiamo chiesto ad Alberto, quindi sì, ha ragione Luca, abbiamo avuto tempo di rifletterci, di ragionarci. Comunque l'abbiamo fatto su due sessioni. Invece Sì. su una sessione singola, probabilmente se non si la fanno, cioè si dovrebbe giocare un paio di volte. Sì. Beh, questo tenete conto che è normale, io l'ho detto un sacco di volte. Noi non dobbiamo mai avere l'ossessione della giocata perfetta. Si gioca, si impara a giocare e si giocherà meglio. Cosa dire? Beh, penso basta, Ah, no? Siamo. diciamo anche che, almeno per quello che mi riguarda, io la volta scorsa a livello di regole ero messo parecchio male, nel senso che l'avevo letto, ma da quando l'ho letto erano passate 3 settimane. Per cui secondo me ha inciso il fatto che mi ricordassi. Luca è stato bravissimo, però se fossimo stati in due a ricordarci le regole sarebbe stato tutto più sciolto. Qualcosa non sarebbe scappato, per dire, qualcosa è Esatto. scappato. Saremmo stati anche più veloci e tutto, insomma. Però insomma. Certo. Vabbè, insomma, è andata Però comunque noi bene. le considerazioni che dovevamo fare le abbiamo fatte tutte, credo, Luca. Credo ci fosse l'ultima sul focus del gioco. Sì, c'è l'ultimo focus del gioco, dovremmo rispondere alle domande che ci ha fatto Moreno nell'hangout, o meglio, nell'evento della scorsa partita. Intanto che cominciamo a fare quelle sul focus, io apro quelle altre. Come fai ad aprire le domande che ha fatto sull'altra partita? E vado in plus, google.com, events, cerco l'ultimo evento e guardo il commento. Ah, ci ha fatto delle domande, Sì, ci ha chiesto di rispondere alla fine. ok. Ok, allora una domanda, cioè una considerazione sul focus del gioco. Si parlava sempre con Daniele, faccio io, vi smetto, tu apri. Sì, vai. Perché abbiamo avuto l'impressione che il gioco si focalizzi ovviamente sull'esperienza del The Last One per esplorare il personaggio. C'erano delle cose che a Daniele, principalmente perché lui è quello più scafato dei giochi, non lo convincevano. Sono le cose che ho detto prima, cioè, Esatto. allora, non è che sono scafato. Ma sì, sto Perché magari scherzando. non è vero, dico cazzate. No, però il discorso è che allora, se Alberto ci ha detto che chiariamo subito quello che ha detto Alberto, lui si è ispirato a un certo tipo di fiction. Ha citato tra l'altro alcuni, sono 28 giorni dopo, ha citato anche il manuale, The Road, eccetera. Sì. E in questo tipo di fiction il protagonista comunque ha un suo percorso e viene esplorato l'animo e la personalità del protagonista, ma ovviamente non è il fulcro della storia, cioè non solo il fulcro della storia, è anche vedere come reagisce a quello che succede. Quindi, se uno aspe si aspetta una storia esclusivamente intimista, probabilmente rimarrà deluso. Cioè, non è esclusivamente intimista, è un po' un connubio, da come l'ho capita io. Poi correggimi se sbaglio. Io l'ho capita No. diversa invece. Cioè, Ok. secondo me io e Alberto abbiamo detto esattamente la stessa cosa, solo che all'inizio non ci eravamo capiti, tant'è che poi dopo quando abbiamo parlato delle singole meccaniche, io ero assolutamente d'accordo con Alberto. Quindi, secondo me una storia in cui. Allora, cos'è che non mi avrebbe convinto? Allora, tutte le volte che in un gioco in cui dovresti esplorare un personaggio, in cui devi fargli dire cose, devi capire chi è, Ma cosa te gli lo sta guida facendo, qualcun altro? ogni qualvolta qualcun altro fa le scelte per te, ti mette le mani nel personaggio, automaticamente qualunque tipo di strumento per affrontare temi
Va puttane, in poche parole non lo puoi più giocare, story now, diciamo questa brutta parola. Ma perché? Perché per giocarlo affrontando temi, devi affrontare i temi, devi farlo Certo. tu attraverso il protagonista. Se questo protagonismo viene minato, automaticamente quando non lo puoi più raggiungere, allora il gioco diventa qualcos'altro. Ora, qual era la cosa che mi strideva? Perché tenete conto che un gioco in cui esplori le motivazioni del protagonista durante un'apocalisse non è inferiore a un gioco in cui giochi un'apocalisse. Hanno due obiettivi diversi, possono essere divertenti per ragioni diverse, ma perché non, cioè per me The Last One non poteva essere il secondo tipo, doveva essere il primo, perché tutto quello che ho letto nel manuale, tutte le meccaniche che ci sono, spingevano verso la prima. Cioè, capire che persona sei, cosa sei disposto a sacrificare, cosa hai fatto in passato che in qualche modo ti ha segnato. Cioè, ve lo riporto alla nostra giocata. Ora, Marcel, fondamentalmente io l'ho dipinto all'inizio come una persona non in grado di agire, un codardo, ma per come ha agito alla fine, non lo è stato. Certo. Cioè, ha avuto una maturazione, però non è una cosa, almeno a mio avviso, calata dall'alto, perché io l'ho venuta fuori così giocandolo. È semplicemente che attraverso le scene passate, quelle in cui abbiamo capito perché era così, quelle in cui abbiamo capito come faceva a trovare la forza. In quel modo io sono riuscito a capire che alla fin fine quel personaggio avrebbe fatto di tutto per salvarla. Per come è andata. E Esatto, io ho sì. avuto dei dubbi, te lo dico, ho avuto dei dubbi, perché quando Ellie mi ha trattato male, era tutto ancora in divenire. Io non sono partito dal presupposto di sacrificarmi alla fine, l'ho capito giocando che personaggio era. Ecco, se però le scelte me ne fa qualcun altro, non posso fare questo. Devo limitarmi a giocare una storia apocalisse che riguarda in qualche modo Ellen e Marcel. E Capito. per me non funziona. Non funziona in The Last One perché tutto spinge affinché tu giochi per capire queste cose. Sì, però Cioè. quello che intendevo io è che non è un gioco focalizzato sulle emozioni del protagonista. Non so se mi spiego. È comunque una storia di crescita, sono d'accordo con te, però. Cioè, non c'è, in me viene in mente un Grey Ranks per dirti, no? Ok, è molto più intenso come gioco, non so se mi spiego. Ha delle meccaniche delicate, è anche più lungo, ovviamente, quindi. Allora, posto che ci ho giocato una demo con te, tra l'altro, sono Sì. d'accordo con te. Però, secondo me, è un po' stupido fare la classifica dei giochi che fa. Cioè, No, no, ma non voglio fare una classifica, cioè io sto dicendo perché le semplicemente. emozioni sono una cosa che provano i giocatori giocando, sono diverse a seconda delle partite dei giocatori, e poi magari i personaggi le provano e tu lo dici. Sì, no, ma io ovviamente non sto facendo una classifica, sto dicendo semplicemente che io lo vedo un po' come. Cioè il focus è sia la crescita del personaggio, ma anche come affronta l'Apocalisse, non so se Sono tu hai pienamente d'accordo, capito, sono pienamente cioè, d'accordo. tant'è che alla fine, comunque, per chiudere il cerchio, abbiamo trovato una boh. Stanno sperando, è vero che del mondo non ce ne frega niente, è Ma in ovvio, però, realtà sai cosa? Paradossalmente, tu non giochi per risolvere l'apocalisse, se ci no, pensi. certo che no, è ovvio, Ci non ci interessa proprio. sono giochi in cui giochi per risolvere l'apocalisse, in Our Last Best Hope. Lo conosco. Tra l'altro è Forse un sì. altro gioco che è venuto fuori dal da Game Shark 2012 Our last best hope di chi è? di Mark Diaz Truman, il capo di Magpie Games. Oddio, un Powered by the Apocalypse, anche questo. No, questo non è un Power by Apocalypse, Dai, sto scherzando. ispirato alle meccaniche palesemente ispirate a Fiasco, ma lo fa in maniera molto diversa. Ah, me lo leggerò. Ok, dai, vai con le domande di Moreno. Ok, andiamo alle domande di Moreno. Hai un link? Così le vediamo. Allora, il meccanismo? Eh sì, in realtà ce l'ho il link.
Grazie. Ma tu Vai. hai cambiato anche opinione sulle domande di Moreno. Cioè, probabilmente adesso do una risposta diversa da quella che avrei dato la volta scorsa. Il meccanismo delle paure, tu scegli, poi le dici all'altro e l'altro che le usa, è una maniera semplice ed immediata per sapere cosa fa paura all'altro. Però mi ha fatto riflettere su come questo sposta effettivamente la conversazione a prima del gioco. Faccio alcuni esempi. In Fantasmi Assassini, chi gioca al fantasma deve mettere le cose che spaventano lui. Scoprirà poi solo in gioco se le stesse cose spaventano anche l'altro giocatore oppure no. In Kagematsu, chi gioca una donna deve indovinare che azioni portano più amore, in base a quello che funzionerebbe con lui o con lei se è una donna. E il giocatore sta dicendo. In Spione, la trasgressione è una cosa che chi la scrive considera riprovevole. Ma anche se la gioca un altro giocatore, comunque vi è un'offerta unilaterale al resto del tavolo, senza sapere se ci sarà, se sarà, no, se ci sarà la stessa riprovazione. Insomma, in tutti questi casi il gioco organizza una specie di conversazione durante il gioco fra le cose che generano un'emozione ad un giocatore e cosa la provoca a un altro. In The Last One mi pare che questo sia posto in una conversazione prima di giocare, cosa che resta da scoprire in gioco. No, cosa resta da scoprire in gioco riguardo all'argomento? Cosa mi fa paura? Vedi che in questo caso è un po' il discorso che ti dicevo io. Non è un gioco in cui ci interessa di esplorare uno specchio del giocatore. Cioè, non so se mi spiego. Sì. Capito com'è? Secondo me non è vero. E ti porta ad esplorare uno spettro del giocatore. L'unica Però cosa aspetta, che. cioè tu non devi scoprire degli aspetti del giocatore, tu devi scoprire. Allora, il giocatore mette in gioco le sue paure. Partendo da quelle deve evolversi il giocatore e il personaggio in qualcos'altro. Quindi non ci interessa scoprire cosa ti fa paura. Secondo me è Capito? quello il fatto. Cioè, scoprire di che cosa hai paura non è uno dei temi di The Last One. Esatto. Tant'è che lo dici subito e lo dai all'altro da usare come strumento per fare atmosfera, per metterti in tensione. Perché lo scopo di Last One è capire quali sacrifici sei disposto a fare. Sì, esatto, sono d'accordo. Per Secondo cui la te? risposta è questa. È vero, hai ragione Moreno, perché non è un obiettivo del gioco. Quindi li dai prima come strumenti. Domanda simile o con differenze per le scene prime? Vai. Posso dire una cosa? Visto che fa Vai. degli esempi di giochi, la cosa che mi viene spontanea corrisponde in Kagematsu agli oggetti e ai luoghi che tu dai all'inizio a Kagematsu. Tu mi dici, ma così non scopri quali sono i luoghi e gli oggetti per te importanti? La risposta sarebbe sì, non lo scopri perché non è quello il punto del gioco. Certo. Sono delle flag. Ok, va bene. Sì. Vai, seconda domanda. La seconda domanda è domanda simile ma con differenza per le scene prima della catastrofe. Cioè in realtà prima della prima scena, però va bene. È il giocatore di tu che narra cosa provoca una reazione emozionale a tu. L'altro fa tre domande per capire meglio. Le tre domande impediscono che la cosa sia un mero monologo, ma in effetti non è un dialogo, è una conferenza con il pubblico che fa le domande. Era uno dei nostri dubbi. Ok, aspetta. Epilogo. In entrambi i casi il giocatore di tu mette in gioco senza intermediazioni componenti sue proprie e vengono utilizzate come tali in gioco con pochissima interazione. La mia impressione da esterno è che in questa maniera il gioco in effetti ti dirà quello che ci metti dentro, cosa vera in generale per qualunque gioco in un certo senso, ma vedo che qui applicarsi in la vedo qui applicarsi in maniera più letterale. Insomma, questo è un dubbio da esterno, solo che già volevo dire, quindi me lo fate un dibattito sull'argomento? Io penso che il dibattito sull'argomento l'abbiamo fatto finora, Sì, perché l'abbiamo. allora il dubbio che Moreno aveva era È un quello che abbiamo detto noi po' esatto, un prima. po' quello che avevamo anche noi. In realtà Moreno, beh, non so se guarderà la giocata, penso di sì a questo punto, dimmi. Sì. No, Poi. volevo dire che in definitiva sì, sono d'accordo con Moreno, nel senso che nel caso dovessi farle io, cioè dovessi fare un gioco in cui c'è una scena del genere, le farei con delle interazioni.
Sì, probabilmente sì, però in realtà l'interazione, come abbiamo visto, c'è alla fine, perché io le domande che io faccio, che non sono domande punto e basta, ma sono domande, sono provocazioni alla fine, se tu ci fai bene. E tra l'altro con queste provocazioni posso anche inserire elementi nuovi, se c'è, un esempio che ha fatto Alberto è quello di dire, ma poi l'abbiamo fatto anche noi. Perché non hai detto alla tua ragazza che l'hai tradita, per dire una cosa del genere? Sì. Tu mi hai detto Ok. perché non hai detto alla tua ragazza che tua madre non vede di buon occhio il vostro matrimonio? Per esempio. Allora, questi elementi sono una sorta di dialogo tra i due giocatori, che ovviamente non è così serrato, non è così, cioè produce comunque novità sia per l'uno che per l'altro. Cioè, Daniele imposta una scena e io con le mie domande do dei twist che non sono però dei twist netti, ovviamente, do più che altro delle sterzate e lui le segue e collaboriamo. Io l'ho vista così. Sì, ti posso confermare che giocata anch'io ho questa impressione. È impossibile, almeno dal mio punto di vista, non essere influenzati da quelle domande. Anzi, a volte riceverla ti aiuta a capire meglio il personaggio, a dire cose che l'altro userà, e allo stesso modo ti ha appena dato cose che tu userai per andare avanti. Probabilmente, se posso dire una cosa boh, Sì? negativa, vogliamo dire, no, non lo Sì? so, probabilmente è poco immediata come interazione. Sì, tant'è che noi la prima volta l'abbiamo fatta peggio. L'abbiamo fatta, ma non l'abbiamo Almeno fatta peggio, sì. la nostra impressione è che l'abbiamo fatta peggio. Va bene, va bene. E siamo d'accordo tutti e due. Sì, cioè, oltretutto devi anche starci un poco attento per la ragione che ho detto prima. Cioè, se l'altro mette dentro cose che distruggono l'immagine del personaggio, di fatto il regolamento non ti dice non puoi dirlo, però di fatto glielo dovresti far notare. Però quella è Allo buona stesso creanza. modo, sì, è buona creanza. Lo sai, io apprezzo molto i giochi che se giochi con le teste di cazzo non funzioneranno mai, però se lo giochi con delle persone che non lo vogliono distruggere il gioco, ma se tu glielo dici, non ci vanno a sbattere contro, dicono: ah, lì non ci devo andare. Così. Poi Certo, è normale. dopo è ovvio che ti può capitare di andare a sbattere contro una cosa e ti accorgi: ah, è problematica. Però se me lo dice il manuale, ci sto attento da subito. Certo. Io spero che questo esaurisca le curiosità di Moreno, Tra insomma. l'altro, è mezzanotte. Sì, abbiamo fatto un po' tardi. Abbiamo sbrodolato come al solito. Vabbè, però, ascolta, lo scopo di giù lo schermo è spiegare i giochi che conosciamo, giocare, provare, analizzare quelli che non conosciamo. Esatto, direi che Certo, abbiamo fatto. nessuno ci potrà accusare di non analizzare i giochi. Esatto. Oh. Allora, anticipazioni. Rompiamo gli indugi. Allora, vi diciamo che noi riprendiamo questo spin-off di Giù lo schermo dopo Lucca. Per la Esatto. precisione lo riprendiamo, vi dico anche già la data. Martedì 8. Vi ricordo che Luca quest'anno finisce martedì. Dico bene, Esatto. Luca? Perfetto. Riprendiamo martedì 8. E giocheremo a Lovecraft Task insieme a Nikitas, che è un nostro amico. Quindi rompiamo, non saremo più in due, ma in questa giocata saremo in tre. Tra l'altro il gioco di Lovecraft Task può essere giocato anche in due, però in tre Esatto. rende Allora, fondamentalmente, anzitutto vi dico che Lovecraft Task è appena stato pubblicato, è stato scritto da Joshua Fox e Becky Hennison, che sono due giocatori inglesi, e hanno cercato di sforzarsi è un gioco Master Race che ti fa giocare delle storie come nei racconti di Lovecraft. Ma la particolarità è che non devi usare le cose dei miti. Cioè, non ci devi mettere gli abitatori del profondo, devi creare tu le tue. Esatto. Lo puoi ambientare in qualsiasi luogo, in qualsiasi posto, eccetera. È masterless. Allora, poi il resto Avevamo già. Cioè, lo diciamo sul momento, penso, lo diciamo la prossima volta. no? No, perché solo perché tale io non ho problemi. Hai ragione.
Vabbè, fondamentalmente diciamo almeno perché siamo in tre, semplicemente Nikitas ci aveva detto che avrebbe avuto piacere a giocare con noi. Io gioco alle regole speciali per due, quindi meglio giocarlo in più di due così non usi le regole Esatto. speciali. E quindi eccoci qui. ci giocheremo a partire dall'8. Esatto. State sintonizzati perché creerò l'evento, ci sarà la descrizione e tutto, e buona così. Va bene, allora ringrazio i due spettatori che sono con noi in questo momento. Ah, Grazie. perfetto, salutiamo Daniele che ci saluta lo noto ora. E niente, allora vi auguriamo buonanotte e ci aggiorniamo su giù lo schermo. Ciao. Ciao ciao.